Edil Ceramiche, il punto di riferimento per le soluzioni della vostra casa. Sanitari, arredo bagno, ceramiche, termoidraulica, tutto all'insegna della qualità di prodotto. Tra Edil Ceramiche, a Roccella Ionica, in via Gramsci. Cortese Serramenti. Lo trovi sulla strada statale 106 Stignano Mare, Reggio Calabria. Telefono 0964 77 30 14. Oppure vai sul nostro sito www.nicolacortese.it. Cortese, il futuro di domani. Scali Arredamenti ti aspetta a Gioiosa Ionica con il suo nuovo e ampio showroom con le ultime novità delle cucine Scavolini, ma anche il design innovativo di Ernesto Meda. Scali Arredamenti pensa anche ai più piccoli, con le camerette Moretti Compact e con la possibilità di avere la progettazione in 3D. Vieni a trovarci a Gioiosa Ionica, nel viale delle Rimembranze 110. Ti aspettiamo! Benvenuti puntualissimi questa sera, quasi come fossimo alla NASA. Mi sentirete con la voce grossa perché sono arrabbiato e anche perché febbricitante. Arrabbiato, adesso vi dirò meglio le ragioni. Febbricitante così come tanti ospiti che questa sera hanno dato forfè, il forfè dell'ultimo giorno, dell'ultima ora e anche dell'ultimo secondo. Infatti c'è una sedia vuota, c'era la sedia vuota, poi l'hanno mangiata le tarme, che era tra, hanno quasi litigato, l'ha battuto ovviamente il sindaco della città e il presidente onorario Salerno del Guardavalle, per il quale avremmo dovuto spendere un bel po' di tempo questa sera per via dei fatti la scorsa settimana, ma alla fine nessuno dei due ce l'ha fatta, mi pare uno proprio per problemi salutari. Dunque i saluti li abbiamo fatti per rimanere in argomenti, abbiamo i numeri ovviamente che subito vanno elencati perché voi possiate comunicare, interagire con noi, 863600, ma ci sarà un filtro spaventoso come sempre, e poi 392 0099 775 per i messaggi che potranno già partire, ecco, da questo momento possono partire per interagire appunto con noi e sollecitarci anche su qualche domanda. Ne avremo veramente bisogno perché oggi a mancare sono soprattutto i giornalisti. L'elenco è lungo, non ve lo faccio, ma vi faccio l'elenco che è breve invece per quanto riguarda quelli in studio qui a Roccella, perché avremo collegamenti con Dario Nova in maniera particolare, con Torino come al solito, dove c'è il nostro Antonio Chiera che tra poco saluteremo, e poi avremo anche un ospite particolare, perché credo che mai, posso vantare in questo senso, credo che mai nella storia della televisione, delle trasmissioni sportive, ci sia un giudice sportivo che intervenga, che possa parlare, che possa dirci il tipo di lavoro che si fa in settimana dal punto di vista della giustizia sportiva. Ma andiamo per ordine, non ci precipitiamo, andiamo subito alla presentazione degli ospiti qui questa sera in studio, partendo all'estrema mia sinistra, Antonio Staltri, attaccante, sono tra i giovani migliori del Siderno alla corte di mister Lafasce, della formazione biancazzurra di Siderno. Poi Francesco Cefalì, difensore, ne abbiamo tutti i ruoli, quindi possiamo scendere in campo veramente questa sera, anche non solo figurativamente. Poi abbiamo Per Giorgio Romeo, che è un centrocampista. Poi abbiamo la punta di diamante per quanto riguarda la dirigenza del Siderno, Mimmo Staltri, che torna sempre volentieri, lo sappiamo benissimo, anche noi volentieri lo invitiamo spesso. Poi andiamo a presentarvi uno tra i volti noti, perché mi pare che sia già stato il nostro ospite in passato. Sì, bene, lo ricordo benissimo, Najib Lapandi, che è uno dei fischietti migliori della sezione di Locri, e non le manderà certo a dire questa sera perché credo che abbia un bagaglio di cose da riferirci il presidente, lo dico simpaticamente, il presidente di quella sezione, sezione di Locri, degli arbitri, Roberto Rispoli, benvenuto. Buonasera. E poi dicevo anche un po' la voce grossa della rabbia, sì è vero, una delle tante rabbie che sfogherò questa sera, perché ho appena appreso che praticamente la nostra redazione di Dario Nova, con la quale presto, appena potete, cari amici della regia, collegatevi, sia sotto scorta. È una cosa spiacevolissima, così come le cose spiacevolissime capitate in settimana, all'indomani per quanto riguarda tutti in campo, della piacevole conversazione che abbiamo avuto dalla redazione in soverato con il presidente
Mirarchi, Saverio Mirarchi, che ci ha rassicurati la volta passata, è normale, non sta accadendo nulla di particolarmente eclatante, state tranquilli, bene, a distanza di qualche ora, cioè all'indomani, giorno dopo, succedono quei fatti che ormai credo che sia noto a tutti quanti di Nuova Gioiese Cittanovese. E proprio di questa partita che parleremo, della Juniores, con il nostro collegamento con Tarionova, dove dovrebbe esserci, è già pronto Luigi Longo, non lo so, comunque lo faccio in tempo reale, tra qualche minuto lo avremo. Allora completiamo la rassegna delle presentazioni e chiamo Antonio, busso alla porta di Antonio Chiera. Antonio, ci sei? Tu ci sei? Sì, ci sono, buonasera a tutti, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera al presidente Rispoli, al dirigente Stalter, a tutti i giocatori, buonasera a tutti. Sono stato sufficientemente chiaro, questa sera ci occuperemo dei fatti spiacevoli, spiacevolissimi. Io non so se siamo a numeri da record quest'anno, ma certo che il fatto ci sta oramai, siamo a rincrescimento più totale, perché insomma si susseguono settimana per settimana, vero? Questi incidenti sui campi giovanili, anche nelle serie maggiori, e anche un po' ovunque praticamente, no? Sì, io tengo a precisare, non ho mai, presidente Rispoli, mi rivolgo a te perché subito. Sai che io con te abbiamo avuto sempre discussioni, però nel senso buono del termine, mai si è penso che siamo andati oltre. Io non discuto l'operato dell'arbitro, perché l'errore tecnico ci sta. Io discuto in quanto in una partita importante a volte, perché l'organico, forse il tuo organico come tanti altri, siete sotto organici, mancano arbitri, mandate arbitri forse non idonei a quella partita, vuoi per l'età, vuoi per l'esperienza, tutto qua si racchiude, perché poi l'errore tecnico lo sappiamo che ci sta. E sappiamo pure che alcune cose non dovrebbero verificarsi, però io credo che se alla fine non si verificano quelli che maggiormente la portano più avanti, la questione penso che sia proprio la tua categoria, perché si è avvantaggiata, meno discussioni ci sono, più avanti la categoria allora, va. Sei andato subito al dunque, e dal dunque partiamo in attesa, ma non è certo così per aspettativa, cioè per cosa meno importante, partiamo proprio dal dunque, da questo argomento con Roberto Rispoli. Prego, allora, Presidente. Però mi devi dire cosa devo fare, rispondo solo al discorso. Io l'ho già detto, rispondere. Rispondere. Allora, no, in generale, discorso, su quello sollecitato su da... Su quello che dice Tonino, allora io do subito un'informazione, perché... Sì. Vedi, la mia presenza qua stasera, io mi sono anche chiesto se venire o non venire quest'anno, perché tu dici non ci sono numeri record, io dico che ci sono numeri record e che c'è sempre la tendenza a minimizzare, e questa è la prima cosa che fa il male del calcio. Poi ho deciso di venire perché io penso che quando la gente ascolta la televisione dovrebbe ascoltare delle cose che siano quanto più possibile veritiere. Sì. O comunque un'informazione corretta e basta. Quindi al vostro osservatorio, che... lei Presidente, no, ci conferma che questo è l'anno orribilis per il calcio. Io dico non è solo questo, non è solo questo. Tutti gli anni è la stessa cosa, però certo non si può fare come ha fatto il presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti la settimana passata, di venire qua a dire che i numeri sono insignificanti. Io ti ho fatto vedere appena arrivato, mi sono portato subito solo, smentito all'indomani dei fatti incredibili solo di gioia. I comunicati della sì. Lega Nazionale Dilettanti, non miei, sì. dell'ultima settimana, dove se vuoi ne parliamo, ci sono squadre... Dove sono quelli della Gioiese e anche del Guardavalle, sì, mi spiace il Guardavalle, cioè escluse dai campionati giovanili, sì. Poi ci sono partite sospese in promozione, partite sospese in prima categoria, parliamo di una settimana. Sì. Se questi sono numeri insignificanti, voglio dire, in eccellenza sono 8 gare, in promozione sono 16 e in prima categoria sono 64 gare, credo, forse anche qualcuno in meno. E se su 100 preme gare ricordare, spendono... preme sottolineare come questo non giova assolutamente a nessuno. No, ma io adesso nemmeno al cronista che magari può cavalcare la cosa, ma poi ma io questo volevo quando dire. Quando poi vediamo che lo studio Tarionova è sotto assedio, cioè insomma, infatti, c'è blindato, allora voglio infatti, dire, c'è uno perde la voglia di ma fare. Ma io volevo fare, allora, intanto rispondo lì a ci sono lo anticipo i dirigenti di Cittanovese e Gioiese, in maniera che non accada nulla, ma non deve accadere nulla, io lo dico. Avvicinatevi nemmeno allo studio di Tarionova, non so se sono già collegati, Roberto vai. Io intanto volevo rispondere a Tonino, certo. E dico la prima notizia che non si sa, e quando le cose non si conoscono uno è ignorante, nel senso che ignora quella sì. cosa, e da ignorante non si possono dare giudizi.
ma ripeto, sempre per, ignorante perché ignora quella determinata, certo. No, ignorante in senso assoluto, non mi permetterei mai di offendere nessuno. Certo. Sì. Allora, da due anni noi siamo stati, come AIA, parlo AIA centrale di Roma, io non so chi è che sa che ci sono stati dei tagli dal governo al CONI, il CONI ha tagliato i contributi alle varie federazioni, alla Federazione Italiana Gioco Calcio sono stati tagliati 25 milioni di euro. Sì. Giustamente la Federazione Italiana Gioco Calcio ha fatto la frittata con le uova che aveva e quindi a pioggia sui contributi che venivano dati alle varie associazioni sono stati effettuati dei tagli per rientrare di questi 25 milioni di euro. All'AIA sono stati tagliati 4 milioni e mezzo. Sì. Ora, partendo dal presupposto, così sgombriamo immediatamente il campo da quelle che sono illazioni o cose che si dicono false, fasulle e non vere. A noi i soldi che ci vengono rimborsati, e sottolineo 5 volte rimborsati, perché se uno dice soldi che ci danno, uno può pensare che ci danno degli stipendi. A noi, se il ragazzetto che va ad arbitrare mette 20 euro di benzina alla macchina e si mangia un panino, gli vengono rimborsati i 20 euro più il panino. Certo. Addirittura ti dico una cosa, a livello nazionale, perché ho dei ragazzi che operano a livello nazionale, gli danno una specie di diaria. No? Ora la diaria, proprio perché la dicitura dice diaria, dovrebbe essere se sto là tre giorni mi danno tre diarie, certo. Invece la diaria è sempre di 40 euro, se stai un giorno, se stai tre giorni ti danno 40 sempre euro, solo. E come si dice in calabrese, però lei non sta andando al dunque, Rispoli, vado al dunque, allora due anni fa c'è stata una circolare dell'AIA che per rientrare di questi soldi, ero già al dunque, per rientrare di questi soldi bisogna mandare arbitri con un non bisogna sforare da un certo chilometraggio. Sì. Io come sezione non posso mandarli a più di 75 km perché sono 150 andata e ritorno. Mentre il CRA non può mandarli a più di 150. Vuol sapere perché mi viene a sorridere? Mi sta vedendo sorridere perché tra poco ci sarà un'altra polemica nella polemica che ho sentita del presidente della Regione Mediterranea che dice che mandate gli arbitri gli scambi sul suo campo perché l'aeroporto è lì. Sì, vabbè, queste sono stupidaggini. Poi risponderà ovviamente. Poi risponderò io. Stavo dicendo, a noi piacerebbe mandare da Rossano un arbitro a Reggio Calabria se ritenessimo che a Rossano c'è l'arbitro giusto per la partita di Reggio Calabria. Questo non si può, non per scelta nostra, ma questo non significa che a Catanzaro non ci sia un arbitro giusto per la partita di Reggio Calabria. Ce ne può essere una Rossano, una Catanzaro, perché se dovessimo essere ridotti che c'è un solo arbitro in Calabria che è in grado di fare qualunque gara, vuol dire che il lavoro che è stato fatto da 7 anni da Stefano Archinà e prima da chi l'ha preceduto sarebbe un lavoro vano, certo. Ecco, questo per rispondere solo, poi tutto il resto ne parleremo. Ok, allora Chiera, va bene così per questo passaggio iniziale, poi ovviamente scenderemo meglio gli argomenti che abbiamo tenuto a battesimo prima di andare in onda. Allora abbiamo Tario Novoli, vogliamo sentire, sono arrivati gli ospiti, anche lì giusto anche per accomodarsi, è complicata la cosa perché c'è un po' di turbolenza all'esterno, un po' di preoccupazione perché ancora c'è qualche strascico, diciamocelo francamente, di quello che è accaduto, una cosa gravissima che è accaduta in settimana. Proprio il martedì all'indomani tutta quella rassegnazione fatta anche qui in diretta nei nostri studi da Saverio Mirarchi. Allora noi vogliamo parlare anche di calcio giocato, come è giusto che sia fatto qui a Tutti in Campo, e allora occupiamoci subito di Serie D e vediamo la partita che tutta quanta la Calabria aspettava, cioè quella della Regina, che è andato a giocare al derby della Vigor pensando, ma lo pensavamo tutti quanti, che andasse lì a Lamezia a fare un sol boccone alla formazione bianco-verde, ma questo sol boccone non c'è stato. Vigor, Regina e poi torniamo in studio. I pali fermano la Vigor Lamezia e a Fioretti l'Oscar della sfortuna per i due legni colpiti sotto porta. Regina surclassata nella prima frazione di gioco con i biancoverdi straordinari in velocità e capaci di creare pericoli sia nel gioco aereo che con palla a terra. Ai punti la vittoria sarebbe andata sicuramente ai padroni di casa. Gli ospiti hanno avuto il merito di segnare nella sola occasione in cui hanno visto la porta e di rialzarsi nella ripresa pressando e contenendo meglio l'offensiva dei locali. Giornata soleggiata e stadio non molto pieno, ma con circa 300 tifosi ospiti che non hanno mai smesso di incitare la compagine di Ciccio Cozza. La Vigor calca il rettangolo con una formazione rimaneggiata in virtù delle assenze di Torcasio, Guttà e Giannusa per squalifica, Sacco e Annazzo per infortunio. Forfè che non hanno impedito a Mister Gatto di puntare sul collaudato 4-3-3 con Manganaro avanzato a centrocampo e con Priorelli e Fioretti che si alternano nel ruolo di centrale offensivo. L'esterno, già al quarto minuto, chiama Licastro alla parata impegnativa
con un colpo di testa su cross di Priorelli, indirizzato all'incrocio dei pali. La Regina occupa il campo con il 4-3-3, ma fatica a fare gioco e i lamentini imperversano. Al 22esimo i biancoverdi gridano al gol. Golia mette a raso terra per Fioretti, il quale impatta ma trova il piede di Licastro a deviare la sfera sul palo prima che termini in corner. La Vigo rende a volata e al 34esimo passa meritatamente in vantaggio con Spanò, che buca di testa il portiere su spiovente dalla destra di Priorelli. La Regina ha una reazione flebile, ma al 45esimo fa male, azione confusa in area locale con palla arpionata da Lavrendi che con un tiro a giro trafigge il portiere sul palo più lontano. In avvio di ripresa Cozza corregge gli Amaranto inserendo De Marco e al 13esimo Roselli e Foderaro. La squadra pressa, attacca, ma non crea pericoli, anzi al 20esimo sono ancora i padroni di casa a maledire la debbia andata. Fioretti su cross basso di Malerba colpisce il palo da distanza ravvicinata. Il ritmo cala, bensì si alza nervosismo. Al 41esimo doppio rosso per Manganaro, che viene a contatto con De Bode e Zampagnone per qualche spinta di troppo. Al 48esimo a finire anzitempo negli spogliatoi e Roselli per doppia ammonizione. La gara si accende anche un po' troppo. Il risultato comunque non cambia e il derby finisce 1-1. Ora lo chiedo a Mimmo Staltri, dirigente del Siderno, queste briciole raccolte tra da Lamezia e da Regina, insomma mi par di dire bene, parlando di briciole, non serve né all'uno né all'altro questo punto. È un punto che non può bene a nessuna delle due squadre perché sono in una posizione troppo delicata. Una per quanto riguarda playoff, l'altra per quanto riguarda playout, che a questo punto sono lontanissimi, anche perché Lamezia è stata penalizzata ai due punti. Non giova nessuno settimana passata. Bene, la situazione non è pure felice per quanto riguarda Marsala e Palmese, che ieri si sono divise anch'esse la posta in palio. Allora occupiamoci subito in questa prima fase, anche perché c'è molto appetito, lo so questo per certo, negli amici telespettatori di calcio giocato, prima di parlarci un po' di intrighi e di quanto di sporco è successo in quest'ultimo periodo. Marsala-Palmese, sfida importante per quanto riguarda il fondo della classifica, stiamo parlando di Serie D, a tra poco. Opaco pareggio al Nino Lombardangotta di Marsala tra lo Sport Club Marsala 1912 e la Palmese, una gara avara di palle gol pochissime, una gara in cui il Marsala ha premuto sull'acceleratore in diverse fasi dell'incontro senza mai riuscire ad incidere e soprattutto a rendersi seriamente pericolosa, complice anche il gran vento di Scirocco che ha condizionato il match, ma il vento non può essere un alibi per descrivere questa gara che in ogni caso è terminata 0-0 e andiamo a vedere le azioni salienti grazie alle riprese curate da Peppe Maltese. Al 12esimo il primo sussulto azzurro, Corsino fuggiva sulla destra, il cross per Convitto, il quale dopo aver stoppato lasciava partire un tiro che si stampava sul palo. Nulla da segnalare più nel primo tempo, passiamo alla ripresa, al quinto ci provava ancora Convitto con un tiro dalla distanza con Barillà che non si faceva sorprendere. Al 18esimo calcio di punizione per la Palmese, lo tirava Mangiarotti, Pizzolato non rischiava la presa, il successivo cross di Citrigno e l'estremo difensore azzurro che stavolta abbrancava. Al 36esimo un lungo lancio trovava libero Riccobono, leggermente defilato all'interno dell'area di rigore, ma il suo tiro terminava altissimo. Al 90esimo ancora gli azzurri pressanti, ma i continui lanci degli uomini di Rosario Pergolizzi erano preda sistematica dell'estremo difensore avversario. Marsala che non riusciva ad incidere neanche quando passava con le due punte, con l'ingresso di Cortese accanto Manfre e con Riccobono che agiva subito dietro con Convitto che si allargava spesso sulla fascia sinistra e poi andava ad accentrarsi per il tiro. 0-0 al Nino Lombardangotta, adesso spazio ai protagonisti con le nostre interviste. Mister Catalano, finisce a reti inviolate questo incontro tra il Marsala e la Palmese, Marsala che ha molto più spinto rispetto alla squadra avversaria che si è limitata a salvarsi, però troppe poche le palle gol per i libetani, un vento che naturalmente ha inciso ma non può essere un alibi.
No, alibi no, la squadra ha provato in tutti i modi a far gol nel primo tempo, abbiamo preso un palo clamoroso con Convitto, poi nel secondo tempo col vento a favore magari si aspettava qualche situazione di palla inattiva in più che si poteva fare qualche gol, gli avversari sono stati pure bravi, essendo uno scontro diretto a chiudersi, giustamente per loro era importante non perdere, però noi di positivo che c'è, che non abbiamo preso gol già da 3 risultati consecutivi, stiamo crescendo piano piano, penso che ci tiriamo fuori da questa lotta. Beh, intanto il vento un po' ha condizionato la partita, sia da parte nostra che dalla parte del Marsala. Purtroppo quando ci sono queste partite, scontri diretti, che hai la possibilità di salvarsi, si rischia di fare queste prestazioni. Però io sono soddisfatto della squadra perché abbiamo fatto meglio il secondo tempo al vento a sfavore, abbiamo cercato di creare, abbiamo avuto 2 situazioni da poter creare un pericolo, però penso che poi alla fine il pareggio mi sembra un risultato giusto. Andiamo a Torino, c'è Chiera, mi senti? Tonino, pareggi, insomma sembra che nessuno si sia fatto male in questo turno, invece insomma se ne sono date di santa ragione agonisticamente parlando. Ecco, sì, diciamo che questo turno hanno sia provato a superarsi tutte quante. E che il Siracusa hanno fatto quello che dovevano fare, cioè vincere. Chi non ha vinto è stato Reggio Calabria, che pur giocando con l'ultimo in classifica ha portato a casa un solo punto. Dispiace per il Roccella, perché Roccella poteva vincere, ma ha fatto una brutta partita a quanto mi è stato detto, e visto che c'era pure il 2 del Rende, poteva essere un turno molto favorevole. Però diciamo che domenica prossima c'è ancora un turno che potrebbe essere, diciamo, non favorevole al Roccella, però può andare bene alla Roccella, visto che il Rende giocherà, mi pare, con una squadra, adesso non ve lo ricordo, se non lo guardo, giocherà con la Regina, con Reggio Calabria, per cui Ciccio Cozza, se vorrà rientrare tra i primi, dovrà per forza vincere. Ecco l'Agropoli che ha battuto il Rende, adesso vedremo queste immagini tra poco, ovviamente ha avuto la sua buona dose di fortuna, che non è mancata manco qui a Roccella, perché poi molto dipende anche dalla via bendata, basta un'inerzia e si portano a casa quei 3 punti che possono essere anche fondamentali, lo saranno poi alla fine del torneo. Adesso abbiamo l'avvocato Fontana, se la regia ce lo mette in collegamento. Sì. Allora, se lo vuoi sentire, lo senti lì anche da Torino, Chiera, se gli vuoi subito porre la domanda, perché mi pare che sia già in collegamento. Buonasera, dottore. Benvenuto. A te, Antonio. Prego Antonio. Ciao Andrea, come sta? Ciao Antonio, tutto bene? Allora, io ti ho chiamato perché in studio abbiamo illustri ospiti, tu sei un avvocato di diritto sportivo, noi abbiamo avuto in questa giornata una controversia con una partita in particolare di promozione tra il Guardavalle e la Deliese, mi sembra, il quale, a secondo a quello che dice la società di casa, in questo caso il Guardavalle, si presume che ci sia stato qualche, diciamo, un protagonismo dell'arbitro per quanto riguarda la partita, perché è stata chiusa prima. Vuoi spiegarci cortesemente, visto che tu hai trattato un caso simile a questo, qual è la situazione, quali sono gli obblighi che uno ha, qual è il diritto e quali sono i doveri nei confronti della terna arbitrale che una società deve usare, anche se gli ospiti in studio lo sanno, però una voce autorevole come te ci spiega. Ma innanzitutto sappiamo che il referto del direttore di gara fa piena prova, pertanto quello è il punto di partenza. Laddove ci fosse un provvedimento che non è idoneo a quello che tutti vedono, in questo caso qua si può venire a sopperire con le immagini visive. Questo è l'unico strumento che può ridurre un po' di autorevolezza a quello che è il referto del direttore di gara. Questo che è il primo passaggio che bisogna affrontare. E poi ovviamente sarà il giudice, la Corte Sportiva d'Appello territoriale che dovrà fare le sue valutazioni, dovrà ascoltare l'arbitro, insomma ci sono un po' di percorsi che vanno seguiti, ma teniamo in considerazione che il punto di partenza è il referto arbitrale, che fa piena prova in ordine a tutte le sanzioni che coinvolgono i tesserati.
è chiaro. A voi le domande, Pino. Sì, stiamo vedendo le immagini intanto della partita di Guardavalle. Sì. Ecco, ci vuole riassumere quello che è successo propriamente, così rendiamo edotto anche l'avvocato. Sì. Il presidente degli arbitri di Locri, Roberto Rispoli, in buona sostanza. Sì, allora, intanto su quanto refertato, che poi è l'unica fede e il referto arbitrale. Saluto l'avvocato. Dunque, buonasera. Il referto arbitrale è chiaro, io ho portato una stampa del comunicato. Sì. Tra l'altro io lo sapevo già da prima questo discorso, che era anche abbastanza semplice da capire guardando le immagini. Sì. In pratica il direttore di gara aveva espulso due calciatori prima che succedessero i fatti. Sì. Dopodiché ha fermato la gara momentaneamente per espellere un terzo calciatore. Sì. È stato circondato da tutta la squadra. All'interno di questo circondarlo c'è stato chi lo ha strattonato, è scritto nel referto, chi gli ha tirato il cartellino dalle mani, chi lo ha minacciato di morte. Ora io, per quello che ne so io, visto che sono qualche decina di anni che faccio l'arbitro, se uno mi tira dalla divisa va espulso, se uno mi tira il cartellino dalle mani, graffiandolo tra l'altro, scrive l'arbitro, va espulso. Se uno mi insulta e mi minaccia di morte va espulso. L'arbitro, quando è arrivato alla quota di 5 espulsi, perché 3 erano già stati fatti, 2 sul campo, sì, si va sotto il numero legale, non c'è più il numero legale per continuare la gara, quindi ha sospeso la gara, non perché è stato picchiato, nessuno ha scritto nemmeno che è stato picchiato, ma perché non c'è più il numero legale, perché il numero minimo per giocare è 7, quindi con 5 espulsi si arriva a 6, non c'è più il numero legale, l'avvocato lo sa perfettamente. No, ma certamente, ma in questo caso quindi non lo so poi, dove ovviamente è il problema. Mi spiace che non ci sia, la società doveva essere con noi questa sera, forse anche nell'ultimo momento voleva difendersi questa sera, dicendo che in quell'occasione è stato un arbitro incompetente in questo contesto. Vabbè, ma questo qua è una cosa che ne parleremo poi con calma, esatto. Però nello specifico è successo questo. Ecco, come può difendersi la società, avvocato? In quante maniere? Innanzitutto quello che dicevo prima, si parte dal referto del direttore di gara. Certo. Una volta che si leggono le motivazioni delle squalifiche, teniamo conto che in questo caso c'è l'ausilio delle immagini, quindi si parte, diciamo, con un punto in più a favore, a differenza di molte altre partite a livello dilettantistico dove non ci sono le immagini. Solitamente l'atteggiamento della commissione d'appello sportiva è questo: avete immagini? No, e allora noi abbiamo già deciso. In questo caso, se ci sono immagini che vanno a smentire quello che è stato l'operato del direttore di gara, però attenzione, qui le immagini possono far chiarezza su episodi di violenza, è logico che su minacce, insulti, impossibile. Perché manca l'audio, certo. È impossibile. Ripeto, bisogna partire dal referto arbitrale, dopodiché bisognerà articolare una difesa su 3 livelli, perché non dimentichiamo che la Corte Sportiva d'Appello può addirittura aggravare le sanzioni, quelle combinate dal giudice sportivo in primo grado. Sì. Quindi bisognerebbe articolare le conclusioni. In un primo luogo bisognerebbe chiedere l'annullamento del referto di gara laddove le immagini veramente smentissero quello che è in realtà avvenuto. Avvocato, mi permetto di interromperla. Sì. Guardi che le immagini non solo non smentiscono, addirittura rafforzano quello che scrive l'arbitro. Quindi, allora giusto per chiarire, perché sennò sembra che l'arbitro è il delinquente di turno che scrive quindi le immagini rafforzano quello che ha scritto l'arbitro, perché si vede una gazzarra in campo dove chi lo tira a destra, chi lo spinge a sinistra. E dato che eravamo già a 3 espulsi, altri 2 in quella gazzarra non mi sembra una cosa così irreale. Sicuramente chi si avvarrà dell'uso delle immagini, insomma, farà le sue valutazioni. Se gli, cioè, certo, capisce? Certo, sicuramente. Ovviamente il mio compito è quello di moderare, perché manca la società che aveva le lagnanze da fare in diretta questa sera, quindi è chiaro che adesso il discorso ha un solo binario, praticamente, va in un solo senso praticamente. Come l'altra volta, Pino, scusami se ti interrompo, come è stato quel giorno che ha telefonato il sindaco e si è andato in un solo senso? Sì. Ma per un fatto casuale, vabbè, adesso ne parliamo, adesso non c'è l'avvocato al telefono. Chi era da Torino? Vuoi ancora, ecco, prego, intervenire? No, io sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, sono d'accordo con quello che ha detto il presidente Rispoli, perché mi trovo d'accordo. L'unica cosa che io vorrei capire, e che penso che l'abbiate detto sicuramente, siccome la voce andava e veniva, io non ero in linea perfettamente con voi, io chiedo ad Andrea: è chiaro che quello che dice l'arbitro è supremo, ma se nell'eventualità ci fosse una diretta televisiva dove si, diciamo che per tagliare la testa al toro, si chiude il cerchio, a prescindere che se non si sentono giustamente quello che ha detto Rispoli, le minacce, potrebbe la società, anche se fa ricorso, quante probabilità di vincita ha?
No, è un ricorso sicuramente in salita, è un ricorso sicuramente in salita. Attenzione appunto a quello che dicevo prima, che addirittura possono anche aggravarsi le sanzioni in determinati casi. Però laddove il ricorso fosse ben articolato, la commissione innanzitutto chiamerà l'arbitro a chiarimenti, le immagini, e chiederà all'arbitro di riferire quello che lui insomma ha visto in quel momento. Vediamo, io lo farei il ricorso, forse sicuramente nella società lo farei, però è un ricorso complicato che va ben articolato insomma, potrebbe avere delle... Ma se si aggiunge la dichiarazione del dirigente della squadra avversa, si dice questo... Certo, sicuramente potrebbe aumentare il convincimento della commissione sportiva d'appello che valuterà, però ribadisco Antonio, si parte sempre dal referto. Referto, immagini, se si vuole cercare di smontare quello che ha scritto l'arbitro nel referto, e poi tutto fa dichiarazione degli avversari che non hanno alcun interesse, diciamo, a rendere una dichiarazione falsa, ok? Quindi di questo la commissione dovrebbe tenerne conto, però è un ricorso senz'altro insidioso, questo sicuramente. Bene così, grazie avvocato. La saluto. Buonasera a lei. Allora c'era quella, voleva qualche chiarimento, cioè che cosa mi diceva l'altra volta, adesso ne possiamo parlare. Sì, no, allora io... A cosa si riferisce, Presidente? Visto che tu hai detto che... No, perché avevo avvocato Fontana, non potevo tenerlo a lungo. Che oggi non c'è contraddittorio. Sì, erano stati citati, non ci sono al telefono, no, però voglio dire, noi andiamo avanti. Sì, eh? Però volevo dire che l'altro giorno... Sì. Quando il sindaco ha telefonato per difendere l'operato della società di Guardavalle, sì, no? Di Guardavalle, in sì. seguito a questi sì, fatti, sì, sì. nemmeno c'era contraddittorio, e non c'è neanche potuto essere, perché io ho provato a chiamare come faccio spesso e la linea non era stato possibile prenderla, e non c'era una causa tecnica. Però a parte il mister Albanese non ho sentito una sola voce che si levasse a difendere l'operato di un ragazzo che io non riesco ancora, ma questo è un discorso più generale che vorrei fare quando tu mi dirai hai 5 minuti, io farò... Ma lo possiamo fare subito, anche perché allora, non riusciamo a collegarci subito con Torino Nova. Benissimo. Dove ci sono i dirigenti, se il lo Gioiese facciamo... e Cittanovese, nel momento in cui abbiamo questo collegamento lo se facciamo. Se lo facciamo subito, lo facciamo. Allora, io adesso ho appena finito di sentire... con l'avvocato, quindi, una serie contraddittorio. Di cose. Se ci chiamano in diretta, perché siamo in diretta, possiamo, non c'è nessun problema. E poi non è che possiamo chiamare noi. A me piace se così ci confrontiamo. Io ho appena sentito una serie di cose che dobbiamo fare ricorso, che non è successo nulla. Che ora ribadisco, a parte il fatto che l'arbitro non ha scritto nessun posto di essere stato picchiato, malmenato, quindi ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, possono fare tutti i ricorsi che vogliono, però io credo che siamo, e lo dico da sempre, noi abbiamo intrapreso una strada molto pericolosa, molto pericolosa. Certo. Ti ho già detto personalmente che non mi piace il taglio che ha preso la trasmissione quest'anno, perché quando non c'è contraddittorio, visto che non è possibile prendere la linea, né posso io telefonare tutte le settimane. Ma queste sono cause tecniche, io non ti posso... Vorrei che qualcuno in studio, come si prendono le difese... Non è di che giustificarmi, se tu riesci a prendere la linea... Pino, come si prendono le difese... Manca quando società, io invito uno e non invito l'altro. No, bisognerebbe... Se la gente mi chiama anche, in diretta e poi tu non riesci a prendere la linea, bisognerebbe che colpa difendere anche gli arbitri. Comunque lasciamo... Se poi l'opinionista non prende le difese, che colpa ne ho io, che colpa ne ha la trasmissione. Io, il mio concetto... Sono ospiti come sono gli ospiti tutti quanti. Il mio concetto è diverso. Io vorrei sapere, quando mi hanno detto, quando ero bambino, mi hanno detto tu vuoi fare sport, hanno cercato di insegnarmi il valore decubertiano della parola sport, cioè hanno cercato di farmi capire che sport significa una sana competizione tra due o più persone, nelle quali una delle due o una squadra, per le sue capacità, per le sue competenze, per il suo talento, vince rispetto all'altro. Certo. Questo dovrebbe essere lo sport. Certo. Tant'è vero che il doping è vietato, perché bisognerebbe essere tutti ad armi pari. Certo. Ora, qua mi sembra che siamo arrivati a un punto in cui il problema non è vincere, il problema è vincere, punto. Sì. E ti faccio gli esempi. Quest'anno così sembra. Sì. Ti faccio gli esempi. Abbiamo parlato di Bianco, dove un arbitro, a detta di tutti, compresi quelli del Bianco, aveva fatto una partita impeccabile, dopodiché al 90° chiama un rigore impeccabile, solare, grande quanto una casa,
Benissimo, quest'arbitro è stato aggredito, malmenato, spinto da tutti. Io qua ho sentito solamente gente, sì, però un arbitro, ora l'arbitro più esperto, io ancora sto aspettando la risposta alla domanda che ho fatto. L'arbitro più esperto cosa avrebbe dovuto fare? Falsare il risultato non chiamando un rigore? Non ho capito io, perché si parla di un arbitro aggredito senza nessun tipo di contestazione. Parente, e questa sì, è la prima la cosa. La Gioiese si è pronunciata. Dovrebbero essere con noi collegati anche questa sera, non so se riusciamo ad averli questa sera perché sono comunque la segretaria Nova. Bianco ci sarà nelle prossime settimane perché ci siamo sentiti in settimana e loro vogliono venire qua a parlare anche un po' delle loro cause. Questo lo dico dopodiché, anche dopodiché passato questo discorso di Bianco, qualche settimana fa mi ritrovo qua in trasmissione ospite un personaggio pubblico, sì, esponente di un ente pubblico. Sì. Che viene qua a difendere le sorti di una della squadra del suo paese e dicendo di essere stato oggetto di gravissimi torti arbitrali senza naturalmente Lo faccio io. Ora voi mi dovreste dire, tu Pino, sì, che sei responsabile della trasmissione, se è una cosa opportuna, perché forse non si sa, e quando le cose non si sanno si danno delle informazioni sbagliate, e quando uno va a vedersi una partita e ha delle informazioni sbagliate in testa, poi succede quello che sta succedendo tutti i giorni. Questo signore, sì, lui è per i fatti suoi, io sono per i fatti, però le cose bisogna dirle come sono. Qualche anno fa, un anno, due anni fa, ha smesso di giocare a pallone perché ha picchiato il qui presente Najib. Ah. Dopodiché credo che ancora sia squalificato, ma questo non lo so. Dopodiché ci sono state minacce di querele per diffamazione che naturalmente non sono mai arrivate, con dei carabinieri testimoni che sono intervenuti per sedare la rissa. Quindi io, è opportuno che una persona squalificata per violenza nei confronti di un arbitro venga qua, tra l'altro un esponente pubblico che dovrebbe essere stato invitato per questa ragione, venga qua a dire che la sua squadra ha subito una sospensione di una gara perché un suo calciatore ha tolto dalle mani dell'arbitro un fischietto e gliel'ha tirato contro. Se fosse mio figlio quell'arbitro e non avesse sospeso la gara, quando arrivava a casa gliela davo io la punizione, perché un arbitro che viene aggredito, perché nessuno si deve sentire in diritto, qualunque sia la cosa, di alzare le mani su un ragazzo di 17 anni. Stiamo parlando di prima categoria, sì, girone D. E allora quando lei vorrà, io sai che cosa faccio? Brucio anche qui le tappe, rivoluziono la scaletta che non c'è. Manderei il servizio sul grottino. No, però io vorrei anche finire un altro minuto. Perché poi anche ieri è dopodiché un po' lunedì scorso viene il signor Mirarchi, presidente, e dice che i numeri. Io ho portato 4 pagine di comunicati di questa settimana dove ci sono un mare di solo di questa settimana. Sospese per violenza contro gli arbitri, tra calciatori, e quando due squadre di juniores vengono escluse dal campionato. Prendiamo questo discorso, presidente, e allora chiamiamo, se non possiamo fare altro, telefonicamente gli amici. Sì, sì, c'è Guardavalle, allora sì, mi comunicano che c'è giustamente. Allora, anche su speravamo, perché poi mi accusano di non fare di non dare contraddittorio. Anche su Guardavalle avrei preferito che il sindaco. Non aspetti che c'è. Abbiamo qualcuno da Guardavalle, non so chi, pronto, con chi parliamo? Una telefonata? Senta, io sono semplicemente un tifoso del Guardavalle. Ho letto il reperto dell'arbitro. Non che sia deluso, ma pensavo che no, volevo solo fare una. Se posso, prendo 30 secondi. Sì. Volevo fare una domanda al presidente degli arbitri. Dice che le riprese televisive danno manforte a quello che ha scritto l'arbitro. L'audio non si sente, quindi ha pure ragione lui. Però volevo dire, la scopa che cita l'arbitro, dove si vede? C'è in campo una scopa che il calciatore Nesci ha minacciato l'arbitro con una scopa? Cioè, un susseguirsi di domande all'arbitro che secondo quelli che erano allo stadio ha aggiustato a tavolino il referto, perché poteva benissimo sedare quelle proteste utilizzando tanti metodi senza arrivare a quello che si è arrivato. Bene. Cioè, se vogliamo citare il referto dell'arbitro, mi deve spiegare il presidente degli arbitri la scopa. Lei, signor, scusi, non ho capito, com'era. Come si chiama il nome, scusi?
Antonio. Antonio, mi spiace che non sono i dirigenti, dovrò essere qui. Allora, Antonio da Torino vuole dire qualcosa? Prego. Pino, sì. voglio dire una cosa al presidente Rispoli. Non che io voglia prendere le difese del guardavalle, intendiamoci. Però, presidente, ti riporto quello che mi ha detto il Mimì Salerno, che tu conosci molto meglio di me, forse penso che lo avrai pure arbitrato. Lui non dice assolutamente che l'operato dell'arbitro sia stato errato. Lui vuole fare ricorso per il protagonismo che ha avuto l'arbitro. Poi che ci sia stata interrotta la partita per quanto riguarda che non ci sia stato il numero legale o tutto quello che succede dopo, che è successo dopo, beh, è tutta un'altra cosa. Mimì Salerno a me ha riferito che la Deliese ha meritato di vincere sul campo, assolutamente, non discutono né il punteggio né nulla, ma discutono l'operato che ha avuto il direttore di gara nella decisione, in quanto secondo quello che dice Mimì Salerno e secondo quello che dicono le immagini, okay, non c'è stata violenza. Poi è chiaro che le parole non le sappiamo né io e né te, okay, ma le sa se è stato chiaro, la società se è stato chiaro alla chiara. Buona onestà di bene così, bene così, dire la verità così. È chiaro che io non voglio discutere. Fermo Antonio, sei stato chiaro, torniamo in studio, rispondiamo sia ad Antonio telefonicamente. Fermo Antonio, facciamo rispondere perché dobbiamo allora precipitarci e abbiamo molta carne al fuoco ancora. Sì, io velocemente, sia Antonio telefonico sia Antonio Astarco. Velocemente, io non sto dicendo, io non sto parlando né di protagonismo, io non so che cosa significa. Comunque, se dobbiamo valutare nel merito, allora le prime due espulsioni erano chiare, proprio nette. Quella che si è avverata nel momento in cui è successo il fatto, io non so perché lui si gira per espellerlo. Le mie tre precedenti hanno detto qualcosa. Sì, quindi siamo alla terza espulsione. Sì. Dopodiché, se uno mi tira per la camicia, può darsi pure che non sia un atto di violenza, ma prevede l'espulsione. E là si vede che ci sono queste cose. Quindi se uno mi tira per la camicia o due, sono altri due espulsi. E quindi arriviamo al numero di 5. Io non sto dicendo che l'hanno ammazzato di botte, che dalle immagini. Io sto dicendo che dalle immagini si vede una gara dove ci sono già 3 espulsi. Sì. In quel tipo di mischia là, l'arbitro probabilmente è stato tirato. Antonio, dico che quando lui mi parla di scopa, dato che qua non è specificato, io parlo del comunicato, non dello spoglio, dell'arbitro, del referto, che io non l'ho letto. Può darsi pure che questo fatto si sia verificato negli spogliatoi. Ora, se il signor Antonio è un tifoso, io non credo che fosse dentro gli spogliatoi per vedere che cosa è successo. In campo sicuramente non ci sono state scope, perché io non sono né stupido né cieco, lo vedo pure io. Io ho parlato solamente della motivazione per la sospensione della gara, che è il fatto che non c'era più il numero legale, punto. Allora, quello che è successo dopo non lo so. Punto e andiamo avanti. Allora, come andiamo avanti? Questo anche a comunicazione di servizio. Se non riusciamo ad avere visivamente, almeno telefonicamente, vi prego, gli amici che so che stanno aspettando a Torino Nova, così li vogliamo sentire, e non possiamo terminare la trasmissione senza aver parlato di quello che doveva essere, e lo è ancora, l'argomento principe, cioè i fatti che noi vogliamo condannare questa sera. Avremmo voluto farlo anche con l'educatore che non c'è qui questa sera, perché lì è fatto grave, veramente gli è morto il suocero, ma sarà con noi nelle prossime settimane e parlerà di come vanno educati questi ragazzi. E se un dirigente di società deve dare dimissioni, deve andare a casa perché non sa fare il proprio mestiere, non sa esercitare il proprio hobby, di questo vorremmo parlare, ma nelle prossime settimane. Intanto, in attesa di avere anche solo telefonicamente Dario Nova, mandiamo questo servizio di grotteria, perché si parlava di grotteria, quindi scendiamo, ci precipitiamo in prima categoria, andiamo a questa sfida salvezza di Marina, di Gioiosa Ionica, grotteria Real, e vediamo se è successo anche qualche cosa. Servizio. Il Grotteria, per cercare di avanzare in classifica, deve necessariamente fare bottino pieno contro il Real Gioia di Mister Ficarra, che ancora non ha deposto le armi nel tentativo di raggiungere l'agognato obiettivo dei playoff. Si ritorna a giocare al comunale di Marina di Gioiosa Ionica dopo che tanti ex calciatori della compagine locale hanno deciso a dicembre di dar manforte al team di Gianni Scigliano per cercare prima di raggiungere la salvezza e poi eventualmente programmare un campionato diverso in simbiosi per il prossimo anno. Partenza promettente
inesistente dei padroni di casa che al quindicesimo hanno davvero l'occasione giusta per portarsi in vantaggio con Martello, che però, piuttosto che scaricare di potenza sul palo più lontano, calcia proprio sui piedi del portiere ospite che si salva alla disperata. Davvero una palla gol clamorosa che avrebbe potuto indirizzare l'esito della sfida. Ed infatti passano 5 minuti ed il Real Gioia passa in vantaggio con Germanò, che approfitta di una dormita collettiva della difesa biancoverde per battere il portiere Spadola nell'occasione non esente da responsabilità. La partita sale di tono dal punto di vista agonistico e alla mezz'ora, a seguito di una presunta gomitata rifilata da Max Romano ad un atleta locale, si genera un colossale parapiglia. Gioco fermo per 5 minuti e partita che potrà riprendere anche grazie all'intervento della forza pubblica. Seguirà l'espulsione per lo stesso autore del fallo che ha generato la mischia, ossia Romano, e per il locale Martello. Prima della fine del primo tempo, per questo fallo del portiere Spadola sul lanciatissimo Bello, l'incerto arbitro Romeo di Reggio Calabria decide di espellere il numero uno locale, reo di aver commesso fallo da ultimo uomo. Per la verità sembra mancare l'altro requisito che dovrebbe esserci in queste circostanze per indurre l'arbitro ad estrarre il rosso, ossia la chiara occasione da rete. Virtualmente la partita finisce qui, con il Real Gioia che nella ripresa raddoppia prima con Stelitano, che si presenta tutto solo davanti a Riggio e lo fulmina. E poi con il Grotterie in otto per l'espulsione di Satta causata da un doppio giallo trova la terza rete con Corsale, che chiude così una sfida che con ogni probabilità chiude ogni conto per la salvezza diretta del Grotterie in questo campionato. Mister Ficarra, allora, Real Gioia abbastanza cinico, no? È venuto qui a giocare la sua partita, ha vinto con pieno merito, possiamo dire, quindi prospettive playoff che per voi aumentano sempre di più. Sì, con la vittoria di oggi avevamo preparato la partita sinceramente proprio per cercare di portarla a casa vittoriosamente, per poterci reinserire un'altra volta dopo la sciagurata, ahimè, sconfitta in casa con il San Giorgio. Avevamo preparato questa partita proprio per tentare di portare a casa l'intera posta, appunto per reinserirci ancora in quei posti disponibili per poter disputare i playoff. E direi che tutto sommato oggi abbiamo fatto una prestazione lodevole sotto tutti i punti di vista. Contro una squadra non era facile venire a vincere oggi a Grotteria, perché sapevamo che hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona playout. E direi che tutto sommato alla fine, insomma, ci siamo riusciti discretamente. Sì, abbiamo visto anche in effetti che c'era un divario anche tecnico abbastanza evidente in campo, però ritorniamo sempre su quell'episodio che poi in un certo qual modo ha inciso sull'esito della gara e l'ha resa anche un po' nervosa, perché c'è stata una sospensione per diversi minuti, però mi pare che Lei si riferisce al fallo di Max Romano. Io sinceramente devo dire la verità, ero dall'altra parte perché ero sulla gradinata e non ho visto sinceramente quello che è successo in campo. È strano perché Max Romano, e non lo dico io, lo dimostrano i suoi 20 anni di carriera, non è il tipo che va ad aizzare la partita, perché è una persona, un ragazzo molto corretto. Molto probabilmente, evidentemente, gli saranno saltati i nervi pure a lui, anche se poi tutto sommato non è che ha fatto un fallo cattivo, voglio dire. Non lo so, sinceramente non so cosa dire, non posso giudicarlo perché non ho visto. Viene che tra la nuova Gioiese e il Real Gioia ci sia tanto differenza, diciamo, in termini, ecco, di organico di squadra, oppure? Sì, come organico sì, perché loro hanno 20-24 elementi tutti intercambiabili, hanno due squadre a disposizione. Se dobbiamo analizzare la differenza tra noi e loro per quanto riguarda l'organico, direi sì. Per quelle che riguarda invece le due partite, direi di no, perché abbiamo disputato sia la gara d'andata che quella di ritorno, sono stati due derby molto accesi e abbiamo perso la prima a 4 minuti dalla fine, immeritatamente. La seconda l'abbiamo pareggiato, quindi per quanto riguarda poi le partite direi che tutto sommato ci siamo equivalsi. Quindi è successo un bel po' di roba anche in questa circostanza, questo rafforza la tesi di prima del presidente Rispoli, poi magari ne parliamo, ma intanto stavo caricando i ragazzi, ricordo che in studio abbiamo tre tra i giovani più in gamba, più in bella evidenza del Siderno, formazione bianco-azzurra allenata da mister Laface, con Francesco Cefalì. Quanti ne hai contati di arbitri protagonisti, e cos'è un arbitro protagonista? Intanto descrivimi un po' la figura dell'arbitro protagonista. Sì, l'arbitro protagonista esiste soprattutto nelle categorie juniores, perché ultimamente siamo vittima di arbitri a dir poco. Quindi anche il Siderno? Vuoi citare qualche caso partito? Per esempio, sempre al campo di Guardavalle. Non so se hai l'autorizzazione del dirigente, perché non so se guarda storto per qualche ragione. La pensi come me. Pensa come te. No, della battuta, vai avanti, prego.
Dopo volevo rifarmi anche al signor Chiara, che parla di arbitri, protagonisti, e io volevo citare proprio il guardialine di Guardavalle Siderno, però in promozione, che ha annullato un gol incredibile. Sì. Abbiamo qui guardo un po' il caso, non è una carambata, ma noi finalmente siamo riusciti ad avere qualche dirigente del Guardavalle. Mi pare che ci sia Salerno, che aspettavamo qua in studio questa sera. Salerno, a lei, presidente, mi sente? Sì, buonasera. Come stai intanto? Perché so che non bene. Non è in condizioni salutari ottimali, vero? Sì, mi sente? Buonasera a tutti. Buonasera ai telespettatori. Benissimo. Buonasera a tutti e anche agli telespettatori. Ci ha seguiti un po' un attimino anche sì, solo mi sento, mi sento. Qualche passaggio di quello che si è detto finora, perché si è parlato tantissimo di Guardavalle, anche in maniera casuale, ha chiamato anche un tifoso poc'anzi, ci si riferiva un po' ai fatti della scorsa settimana. Voi come intenderete o come vi state già difendendo? Mi ha sentito? Pronto Salerno? C'è? Pronto? Sì, adesso sì, buonasera. Vada, vada direttore, vada. Intanto vorrei scusarmi con gli amici di Telemia, che sono sempre così ospitali. Sì. Prego. Manco anche una telefonata, diciamo. Allora, ma vada, vada. Non mi voglio sottrarre al confronto per quanto riguarda quello che si riguarda la gara che si è disputata a Guardavalle con la Degliese. Sì. Non voglio neanche parlare dell'operato dell'arbitro, perché chi mi conosce, per mio costume, non mi sono mai espresso e né voglio farlo in questa occasione, anche perché c'è un ricorso in corso. Le nostre ragioni verranno, se li faremo valere nelle sedi più opportune, e dopo eventualmente tornerò in studio per parlare dei torti a Guardavalle. Senta, ma ci può descrivere la figura di questo arbitro? Perché ecco, appunto, si stava parlando di arbitri protagonisti, mi spiace, perché poteva aiutarla nella difesa se mai ci fosse bisogno, anche un giudice che abbiamo poc'anzi avuto al telefono, il dottor Fontana. Come intenderete, qual è la vostra difesa intanto, in buona sostanza? Le ripeto, io non voglio dire qua quelli che sono... No, ce lo dica qua, no, abbiamo l'occasione anche per... No, ripeto, perché c'è un ricorso in corso, non posso andare a dire quali sono le cose che noi sottoperremo alla Corte d'Appello federale. Ma mi ha appena detto che non vuole sottrarsi al Io ho detto soltanto che sono disponibile a qualsiasi confronto, dopo che la Corte d'Appello federale si esprimerà, sì, che credo qualcosa dovrà sicuramente essere stravolto, sì, e verrò in trasmissione, perché io voglio dare, mi sono stancato di sentire parlare del Guardavalle, perché adesso è diventata una moda, mi pare, no? E ho capito, però direttore, io voglio solo venire a dare parlare. un contributo sì, per migliorare la cultura sportiva in tutta la nostra regione, non sì, solo a Guardavalle, perché io sì, questo sforzo lo sto facendo da 40 anni. Sì, per quanto riguarda il presidente, lo inviterei a non essere, se noi ci dirigenti, e questa è la cultura che deve cambiare, se noi dirigenti siamo di parte, il presidente, siccome è il presidente, dovrebbe essere pure lui non di parte, no? Perché mi pare che sia troppo di parte, perché lui sì, ha visto nel filmato, che io non voglio difendere nessuno, ripeto, ci sarà la Corte di Appello federale, sì, se rivede i filmati, i giuridici che lui ha dato prima, presidente, viene aggredito, viene pestato, questi sono, non dovrebbero esserci, lo ripeto, ma sono quotidiani dalla Champions League alla terza categoria. Quindi mi questo farebbe piacere che pure lui andasse a leggere, io non l'ho letto e non so che cosa c'è scritto, che andasse a leggere il rapporto del commissario, non di campo, perché quello si credo che l'abbia già letto, che andasse a leggere il referto che ha fatto il commissario dell'arbitro, e che avrei la voglia anche di leggerlo io. Quindi, perché il commissario di campo, se come il presidente l'ha letto bene, non dice che l'arbitro è stato aggredito, no. Se glielo posso e vuole, glielo leggo io quello che ha detto il commissario di campo. Se mi fa piacere, almeno questo glielo devo dire, che contrasta completamente, ecco qua dove voglio arrivare io, contrasta completamente con quello che dice l'arbitro.
perché quando mi viene a dire il presidente che l'arbitro poteva, dopo la terza espulsione, lui non ha usato quei cartellini come usato, non ha espulso il quarto e il quinto e quindi ha sospeso la partita. Doveva prima espellere il quarto e il quinto, il guardavalle restava in sette e la partita la poteva sospendere. Oppure, lei lo sa meglio di me, poteva continuare pro forma ed evitare tutto quel casino, se lo vuole chiamare così, sì, che si è verificato poi. Okay. Perché di fatto, e io le chiedo scusa perché tra l'altro non sto molto bene, perché di fatto lui che cosa ha fatto coraggiosamente? Cosa ha fatto? No. Si scappa con i carabinieri che si vede molto bene, che lo accompagnano negli spogliatoi, e poi, le ripeto, senza che poi molti di quelli che lui, non so se li avrà visti nella sua fantasia, io ero là, io so quello, e nella mia vita, vi ripeto, mi conoscono, e nell'ambiente assolutamente presidente, io voglio soltanto in brevità, facciamo replicare, posso dirle questo: al 37esimo del secondo tempo, se può aspettare un attimo, in occasione dell'espulsione del numero 10 l'arbitro veniva accerchiato dai giocatori del guardavalle, e decretava la fine della gara, la terna arbitrale veniva apostrofata dai giocatori fin dentro gli spogliatoi. Che apostrofare che significa? Avranno detto tante di quelle parole che io non ero vicino, ero pure io a 20-30 metri, ma questo che significa? Faccia replicare, presidente, dai, faccia parlare anche il presidente degli arbitri. Sì, lei è stato chiarissimo. Io non volevo intervenire, le ripeto a lei e agli amici che io volevo intervenire dopo che la Corte di Appello Federale si fosse pronunciata su queste cose. Ma intanto rimanga ancora un secondo con noi, perché ovviamente vorrà interloquire con lei il presidente. Prego. Allora, rimanga ancora un attimo. Io volevo dire una cosa. Parte che nessuno ha parlato di picchiato, né l'arbitro né io. Io ho solamente detto che l'arbitro ha sospeso la gara, come si evince dal referto. Io non so quello che ha letto, che cosa era, non ho capito da dove esce quella cosa dell'arbitro che ha cerchiato, sospende la gara, non ho capito bene che cosa fosse. Ma l'arbitro ha espressamente detto che lui ha sospeso la gara perché a lui risultavano 5 espulsi, quindi non c'era il numero legale. Per quanto riguarda i cartellini io li estraggo e li mostro, ma se sono circondato da 10 persone, chi mi tira da una mano? Il cartellino, intanto l'arbitro dice, allora aspetti un attimo che glielo leggo, il passaggio dove l'arbitro dice che, tentava... Allora, mentre il giocatore Vallelonga Giuseppe Guardavalle tentava con molta forza di strappargli dalle mani il cartellino, non riuscendovi, entrambi i giocatori, quindi un altro, gli stringevano con molta forza il braccio sinistro, provocandogli forte dolore e rossore e numerose graffi al polso e al gomito. Ora, io non so come si possa mostrare un cartellino in una situazione del genere. Poi è semplice dire: non ha mostrato il cartellino e quindi i calciatori non sono stati espulsi. Se uno mi mette le mani addosso è un po' difficile mostrargli un cartellino, ma per me resta espulso. Okay. Quindi per me è espulso. Ok, grazie Salerno, va bene così? Con lei? L'aspettiamo, le auguriamo pronta guarigione, di averla nei nostri studi. Allora, abbiamo Tario Nova. Ci colleghiamo evidentemente con Tario Nova. Intanto vuole anche qui anticipare brevemente cosa è successo, presidente. Allora, è successo leggendo sempre il referto arbitrale, prima di introdurre. Leggendo il referto arbitrale, è successo. Cosa è successo a Gioia? Cerchiamo di fare una sintesi perché è piuttosto lungo. Esatto. In pratica, nel secondo tempo, dal 24esimo, a seguito di un fallo, di un calciatore che ha fatto un fallo, naturalmente un fallo rilevato dall'arbitro e tutto, di un giovane calciatore Cittanova avverso uno della Gioiese, è successo una rissa gigantesca con i calciatori, questo dice l'arbitro, hanno prima litigato tra di loro, poi i calciatori della Cittanovese sono stati aggrediti anche in panchina, anche sulla panchina, poi sono entrati gente, tifosi da fuori, che sono andati ancora ad aggredire questi calciatori della Cittanovese. Io sto facendo una sintesi assolutamente qua, estrema, passo proprio. Passo, certo. Io sto facendo una sintesi, e a un certo punto l'arbitro in quel bailam ha sospeso
la gara, certo, tra l'altro certo. Anche ha sospeso la gara anche, dice lui, a seguito di indicazioni da parte dei carabinieri che chiamati poi e intervenuti, che in pratica gli hanno detto che non hanno c'erano notificato le condizioni. Qua parla addirittura di violenza inaudita. Violenza questo inaudita, è il quella utilizzato. Che si è registrata sul campo di Gioia Tauro. Per questa premessa ragione le due squadre sono state escluse dal campionato. Allora, la linea che passa Luigi Longo per questa violenza inaudita di martedì passato. Vai Luigi. Diamo l'audio. Aspetta, lo perfezioniamo in diretta praticamente l'audio. Vai Luigi, continua sempre. Vediamo un po' se riusciamo ad averli, aspettiamo qualche secondo. Intanto ancora, che arriva ti vorrei sì? leggere un passaggio. Sì. Scaraventandosi con violenza su palo alta voce ce li abbiamo, ce li abbiamo. Adesso ci vedete? Ecco Luigi, adesso va bene, vai, vai, abbiamo provato in diretta il collegamento, vai, adesso è buono, puoi andare. Niente. Falso allarme. No, torniamo in studio allora, torniamo in studio, non ce l'abbiamo. Sì, finisci, certo. Dice che il calciatore, scaraventandosi con violenza su quest'uomo, iniziava a stringerlo con le proprie gambe alla gola, mentre con le braccia e le mani infieriva colpendolo con pugni alla testa. Questo è l'episodio iniziale tra i due contendenti. Sì, questo è sport, forse ho sbagliato io lo sport. Sì. Ho capito male, forse. Oh, ce li abbiamo? Tentiamo sempre di collegarci con Torio Nova, oggi veramente una missione impossibile. Sì, Luigi, ti sentiamo, vai. Mi sentite? Sì, adesso sì, vai Luigi, vai. Pino, io ci sono, non so se puoi... dai pure, è da un'ora che siamo io qui. Io ci vai. Sono, stavo dicendo sì. Che il clima... Ah, benissimo. Intanto vi chiediamo scusa per il dolore un po' bello qui col satellite che abbiamo risolto. I miei ospiti ragazzinisti sono la signora Spivone e il presidente... al di là della vista piacevole anche della polizia che è venuta a chiedere sicurezza, però tra le due società, il presidente Schiavone e il direttore sportivo Battelli, prima fin dall'inizio è stato positivo e credo che questo sia anche un momento opportuno per le due società se possono chiedere e per costruirci una mano e continuare a fare sport. Niente, il collegamento non è... Allora, se possiamo farlo telefonicamente, allora torniamo in studio, regia mi consiglia di tornare in studio, sì? Torniamo in studio, allora torniamo in studio e magari facciamo fare questo collegamento telefonicamente come abbiamo fatto qualche settimana fa con Dazito, tu anche il suggerimento... Potete tirare le somme. Il suggerimento tecnico per l'evenienza. Le somme. Allora, torniamo in studio e comunicate ciò alla sede di Torio Nova. Mi pare che si sia partiti proprio dalla conclusione, no? Nel senso che già si arriva alla pace fatta. Andiamo a Reggio Calabria, così abbiamo un ulteriore elemento per il presidente Rispoli, perché anche lì ci si lamenta degli arbitri, degli scambi. Intanto andiamo a goderci le immagini della partita, perché anche dal punto di vista squisitamente tecnico si è visto molto di interessante a Reggio Calabria per Reggio Mediterranea Cutro. Servizio. Allora, abbiamo con noi mister Vanzetto che guida il Cutro verso una salvezza che di partita in partita sembra un tantino più vicina. Oggi per un'ora avete gestito la partita, poi? E poi, come vedete, abbiamo visto il campo, c'è stata un'espulsione ed è l'agola della bilancia un pochino l'ha portata da parte loro. Poi siamo cagliati un pochino fisicamente, mentre l'avversario ha preso fiducia e consapevolezza e poi giustamente si è anche buttato in avanti giocando in casa e quindi... è arrivata al pari e abbiamo anche rischiato di perderla, però un bravo ai miei ragazzi che hanno saputo soffrire e portare questo punto importantissimo a casa. Una previsione sul finale di questa stagione, lei pensa di poter ancora ambire alla salvezza diretta?
Ma diciamo che ci sono 9 partite, quindi uno spera sempre in 27 punti, però so che non sarà così, sarà difficile. Viviamo la giornata, e se ho il gruppo a disposizione, anche i miei ragazzi, ce la giochiamo con tutti, come abbiamo dimostrato anche oggi. Speriamo anche negli episodi, perché sono fondamentali lungo il percorso. Un grande in bocca al lupo al Cutro, sperando che i suoi desideri possano concretizzarsi. Grazie, arrivederci alla prossima. Era uno scontro diretto per la salvezza, si stanno facendo tanti sacrifici, per un'ora sembrava tutto andare storto, poi invece si è raddrizzato e rimane il rammarico. Ma della partita l'abbiamo vista tutti, abbiamo preso un gol stranissimo e poi, cioè, una partita stregata, cioè, occasionissime, non parlo dei tre pali ma di tutto il resto. Quello invece che voglio dire io, che chi dovrebbe gestire al meglio questo calcio dilettantissimo invece gestisce solo le tasche, perché è assurdo che per la quarta domenica consecutiva in casa ci mandano uno scambio, perché forse c'è l'aeroporto qua sotto, gli viene più comodo e risparmiano soldi. Dovrebbero mandare gli scambi in modo equo in casa e fuori casa, a prescindere dal fatto che oggi abbiamo visto 4 minuti di recupero, i 4 minuti si sono persi solamente nella doppia espulsione loro del giocatore e dell'allenatore. Purtroppo al di là di queste considerazioni oggettive che mandiamo per competenza il sesto scambio su 9 partite in casa alla federazione. Torniamo al calcio giocato. Due aspetti completamente diversi, un'ora un po' timida, poi alla fine mezz'ora alla grandissima. Abbiamo cambiato anche qualche pedina in campo e si è visto i netti miglioramenti, perché Ventura oggi è rimarcabile per tutta la difesa, è stato sfortunato perché oltre a pigliare la traversa, a fare il gol all'ultimo, se viene servito al suo compagno che lucido non l'ha visto, era solissimo davanti al portiere. Diciamo che tutta la squadra, io dai ragazzi al mister non gli posso dire niente, perché li vedo l'impegno che mettono in settimane, anche l'impegno che mettono in campo sempre, non ho niente da dire. Quello che mi rammarica è che purtroppo il 2016 non abbiamo avuto un pizzico di fortuna, bastava oggi un pizzico, la partita sarebbe finita, perché se parliamo di risultato giusto, se finiva 4-1 oggi penso che nessuno poteva dire nulla sul risultato. Questo è vero, però il risultato poi va conquistato sul campo, forse un primo tempo un tantino regalato agli avversari, un po' più di determinazione che prima ha bloccato un po' la squadra. Diciamo che per la volata finale ancora c'è tempo per raggiungere direttamente la salvezza. Ma non lo so, perché no, diciamo, guardiamo settimana per settimana, si stanno allontanando tutti, mi sembra Trebisaccia e Brancaleone hanno vinto e quindi diventa più difficile la salvezza diretta, dobbiamo essere realisti, però prima o poi dovrà girarci a favore nostro. Noi credo in quest'anno, a prescindere tutte le altre cose, i demeriti o i meriti nostri e degli avversari, non possiamo dire di aver mai avuto un pizzico di fortuna, anzi tutt'altro. Beh, ha ragione il presidente del Reggio Med, caro presidente Rispoli, tanti scambi, manco a Castrovillari, manco a Scalea, ma lì forse perché mancano gli aeroporti. Qua siamo arrivati proprio al ridicolo. A parte il fatto che per quanto riguarda gli scambi, rido per quello, non cambia nulla, se sì, vanno a Reggio piuttosto che a Castrovillari, i rimborsi sono sempre quelli, perché penso che chi desidera manco sappia. No, assolutamente, perché le regioni magari va su Google Maps. Allora, le regioni mandano le partite a Roma e Roma designa l'arbitro in base alle loro competenze, e che va a Reggio piuttosto che a Lamezia non cambia assolutamente nulla. Tra l'altro è semplicissimo organizzare una trasferta del genere, perché se devo mandarle a Lamezia basta che gli mando due assistenti di Reggio che se lo portano con la macchina, quindi siamo al ridicolo proprio. Luigi, parliamo come ci parlavamo una volta, che era bello quando si usava solo e semplicemente il telefono. Proviamo il telefono, vediamo se funziona il tuo telefono, però vi vediamo anche. Va bene! Ah, come abbiamo fatto qualche settimana fa con Zito, abbiamo fatto lì le prove per tre ore. Penso che se mi sentite, sì, perfettamente. Ci sia. Vedo. Vai, siamo in diretta, vai Luigi. Adesso arriva, col telefono dovremmo esserci, eh? Ma non è col telefono, secondo me è in diretta. Col telefono, Luigi? Manco col telefono riusciamo, ma adesso stiamo perfezionando perché ci siamo, perché praticamente in estrema soluzione c'è appunto questo discorso del telefono. Ora, regia, che facciamo? Andiamo avanti? Stavo parlando con i giovani qua del Siderno. Allora, sulla partita della Boccale di ieri, chi mi parla? Sempre Cefalì, ha il microfono in mani, quindi viene anche più agevole farlo. Cefalì, no. Boccale Siderno 0-2. Sì. Grande prestazione da parte del Siderno, anche se nella prima frazione di gioco il Boccale
possiamo dire che stava giocando meglio di noi, soprattutto perché eravamo un po' larghi a centrocampo, però comunque nel secondo tempo abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti. È un messaggio importante questo che mandiamo. Certo. A Locri, no, perché voi adesso guardate solo avanti, non vi guardate le spalle, o forse ci guardiamo solo per qualche istante, perché parlando di tratto di campionato, forse questa era una delle trasferte più insidiose, no? Sì, alla vigilia invece di una partita interna, tra le più insidiose, quella certamente, quella di Liese. Quella con la Liese di domenica prossima, che però comunque noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, a giocare ogni partita come se fosse una finale. Quali sono i punti di forza della Liese? Cosa temete di più della formazione di mister Graziano Nocera? Ma di certo è una grande squadra, però comunque quelli che dobbiamo temere siamo noi, perché la nostra concentrazione è comunque determinante. Ma quanto vi temete in questo momento, che poi tra l'altro è un momento felice, quindi non c'è quanta preoccupazione ci possa essere? In questo momento siamo consapevoli delle nostre forze e delle nostre capacità. Stalteri, allora questo Locri come si agguanta e quando? C'è in queste due domande c'è tutto il campionato che rimane, voglio dire, ancora da disputare. È difficile. Sì. Diciamo che ogni partita importante finché non si raggiunge è proprio Locri. Sì. A Locri diciamo che sarà un punto di svolta, o per il Siderno o per il Locri, perché diciamo che subito dopo di quella partita secondo me ci saranno grandi cambiamenti. Sì, vabbè, quella partita adesso arriva presto, ma arriva nel senso, adesso c'è tanto domenica, c'è questa sfida Caulonia, Locri importante, ancora non si sa quando si gioca a Roccella, non si sa se sabato pomeriggio, probabilmente sì, o domenica mattina, e voi in casa con la Deliese. Sì. Ecco, sì. Però un altro fattore, è la prima volta che se ne parla Stalteri qui, lo faccio io per la prima volta, perché attenzione, perché adesso se c'è largo margine può essere pure che salta qualche partita playoff. Sì, questo sarebbe la seconda. Quindi voi siete impegnati su due binari paralleli. Guardiamo, esatto, avanti, guardiamo anche dietro, perché esatto, nel momento in cui distacchiamo la terza, la quinta, non ricordo bene, 10 punti, in quel momento noi... Nella malaugurata ipotesi, non sì, riusciste ad agguantare, infatti, ma manco a parlarne, ecco, voglio dire. Noi siamo come piano B per ora. Staccando la terza o la quinta, non ricordo, si salterebbe direttamente alla finale, evitando tutte le partite di playoff che ci sarebbero di mezzo. Assolutamente sì. Io chiedo suggerimento alla regia se siamo finalmente in grado di collegarci con Luigi. Luigi, ci senti? Allora, stanno un po' aggiustando tutto quanto. Intanto, Chiera c'è sempre, sì, ci sta sempre seguendo, no? C'è il suo patrocinio su tutta la trasmissione, vero? Chiera, cioè, se non andare a dormire ancora, Chiera, rimani con noi fino alla fine, perché ancora abbiamo dei fuochi artificiali da impiegare. Luigi, ci sei? Pino, mi senti? Sì, sì, vai Luigi, vai. Sì, ciao Pino, allora, naturalmente oggi è una giornata veramente particolare, perché abbiamo veramente tentato in tutti i modi di collegarci con voi, ma non ci siamo riusciti, ecco la soluzione migliore che abbiamo fatto attraverso i cellulari, ecco. Allora io intanto alla mia destra c'è il presidente della Gioiese, della nuova Gioiese, Rosario Schiavone, alla mia sinistra c'è invece il direttore sportivo Antonio Mazzei. Questo per dire che il clima qui a Taurianova è un clima abbastanza positivo, lo dico con molta amicizia e franchezza, al di là della presenza che abbiamo avuto, gradevole anche da parte della polizia, che naturalmente facendo il loro mestiere, il loro dovere, per una questione, come dire, di sicurezza che riguardava le due tifoserie, ma vi posso assicurare che qui la situazione è abbastanza tranquilla. Io ho avuto modo di parlare con entrambi, sia della Gioiese sia della Cittanovese, un clima di grande pacificazione, di capire come è successo, di mettere un punto e naturalmente ricominciare ad occuparsi di calcio, di sport, che è la cosa che interessa di più al Presidente della nuova Gioiese e lo stesso anche alla Cittanovese. Sì. Però è giusto, come dire, per una questione anche diciamo di informazione che riguarda completa sia per la Gioiese sia per la Cittanovese, sia il Presidente Schiavone sia il Direttore Mazzei adesso faranno proprio il punto di quello che è successo lì in quella partita con la Juniores a Gioia Tauro. Allora, io so Rosario che tu quel giorno non c'eri, ci siamo sentiti al telefono, avevo la febbre a 39, questo lo ricordo benissimo,
però naturalmente c'erano i dirigenti della tua squadra. Cosa è successo? Cerchiamo di capire, naturalmente poi alla fine l'abbiamo preannunciato che si mette un punto finale, si va avanti, si stringe la mano con la Cittanovese e naturalmente si ricomincia a parlare di calcio. Esatto, io come hai ben detto, intanto buonasera a tutti, ringrazio Telemia, ringrazio Approdo News e soprattutto Luigi Longo per questo invito e ci tenevo appunto a precisare, a ricostruire un po' la vicenda, come è andata, perché credo che abbia in un certo senso travalicato la vicenda stretta di quello che è successo in realtà quel giorno. Non ci vediamo più in linea, però credo che ci sentano. Purtroppo è successo un episodio molto spiacevole che va contro lo sport, contro il calcio, contro quella che è la filosofia della nostra squadra e quella che poi deve essere un po' la filosofia di tutto lo sport, perché incidenti del genere non si devono vedere da nessuna parte e purtroppo si sono verificati a Girataro. Nonostante questo, io credo che nelle decisioni del giudice sportivo e un po' nella rilevanza che ha assunto tutta la vicenda si sia un po' trascesso, perché ho letto addirittura dirigenti della Nuova Gioiese che hanno partecipato all'aggressione, come ho letto di genitori dei ragazzini che sono entrati in campo a picchiare. In realtà non è successo tutto questo. E sull'interrogativo, perché poi penso che alla base di tutto ci sia proprio il chiedersi perché succedono queste vicende e come superare questo sport che non piace a nessuno, allora sul domandarci perché succedono queste cose, andando a analizzare quello che è successo, mi hanno raccontato insomma che la partita non è stata una partita qualunque. Intanto l'arbitro che ha arbitrato la gara era di Cittanova, già questo è strano, perché anche se si tratta di ragazzini in campo, quando arbitri è una squadra, la chiami Antonio, Pasquale, Rocco, Salvatore per nome e per cognome, e l'altra squadra cacci tre cartellini rossi consecutivi, fischi un calcio di rigore fuori dall'area di rigore, magari anche un ragazzino che sbaglia a reagire, però tutto sommato andiamoci a chiedere queste cose perché avvengono. I dirigenti che hanno partecipato alla rissa mi sembra un'altra grande bufala, perché in campo c'erano due dirigenti che dall'inizio si sono subito adoperati a cercare di proteggere questi ragazzi del Cittanova. Io vi racconto quello che mi hanno raccontato e non ho motivo di pensare che mi abbiano raccontato frottole. Il tutto è nato perché dopo un fallo abbastanza importante, diciamo, un fallo molto aggressivo di un giocatore del Cittanova, restando a terra con un calciatore della Gioiese, si sono scalciati due ragazzi, il giocatore del Cittanova, il numero 7, si è rimesso subito in piedi e ha calpestato con il piede, con i tacchetti, la mano del nostro giocatore che ha reagito e è stato espulso. In seguito alle proteste il capitano è stato espulso, il capitano che ha preso la fascia dell'espulso è stato anche lui espulso, e da lì un po' è degenerato tutto il clima. Questo non voglio raccontare questo per giustificare quello che è avvenuto, perché nel calcio che tutti sogniamo non ci dovrebbe essere nemmeno bisogno degli arbitri, perché ci dovrebbe essere un tale fair play che il giocatore stesso ti dice se è espulsione, se è fallo, se è calcio d'angolo, se non è calcio d'angolo. Luigi. Però voglio dire, Pino, vuoi la linea? Allora, Presidente, il fatto l'abbiamo già abbastanza noto perché l'abbiamo letto sui giornali tutta quanta la settimana. No, chiedo scusa, mi dispiace essere scelto nei dettagli, perché non vorrei scendere di stile una basta. Però io ho letto oggi velocemente il referto dell'arbitro, che ripeto, vive a Cittanova ed è un arbitro di Cittanova, e da quello che leggo la cosa mi dispiace tantissimo, perché intanto si è penalizzata un'intera squadra escludendola da un campionato, quando noi abbiamo puntato al settore giovanile, ricostruendo un settore giovanile dopo anni che non si faceva nella città di Gioia Tauro, e quando un arbitro nel reperto scrive che alla rissa hanno partecipato 20 giocatori
più i dirigenti, più quelli che hanno saltato dal pubblico, io mi chiedo, cioè alla fin fine 30 persone che picchiavano, che cosa hanno prodotto? Non lo so, io i reperti medici, però voglio dire, mi sembra un attimino che esagerato, l'abbiamo capito. La questione. Sentiamo un altro dirigente. Come non riesco a capire perché della questione si sia interessato, chiedo scusi, ho finito, come non riesco a capire come mai di questa questione che purtroppo, ripeto, purtroppo, e andiamoci a chiedere perché, e partecipiamo tutti a questa conversazione che dovrebbe fare crescere lo sport e il calcio in Calabria, come mai si interessano Sky TG24, La Repubblica, come mai testate nazionali, perché non si interessano, perché la partita di Bianco, che è la prima squadra nostra, è stata sospesa all'89esimo per un calcio di rigore, non ha parlato la stampa nazionale. Vabbè, ma qui si tratta perché di ragazzi, adesso non voglio prendere difese di nessuno, Presidente. Allora, faccio cioè, parlare dire, anche, in prima categoria queste cose purtroppo, d'accordo, Presidente. Ripeto, e noi, ho chiuso, è chiuso, e poi non dico più niente. No, no, per carità. Noi vorremmo dare il nostro contributo per migliorare lo sport, migliorare il calcio, perché ci crediamo, facciamo tanti sacrifici per questo. Stiamo pensando di portare avanti un progetto per riabilitare questi ragazzi, perché è giusto dare un'altra possibilità a tutti e dare la possibilità di impegnarsi nel sociale, magari nell'assistenza agli anziani e ai disabili. Dobbiamo studiarlo nei dettagli, perché cioè non è che arrivi e dici vai a assistere gli anziani, ci sono certificazioni, ci sono delle competenze che magari un ragazzino che gioca a pallone non ha. Però stiamo studiando come, interfacciandoci con il comune, magari anche con la Lega se ci aiuta, e vedere appunto di cercare il modo di fare capire a questi ragazzi l'importanza dello sport, di capire che cos'è la vittoria e la sconfitta, di saper metabolizzare una sconfitta per saper anche imparare a gustare. Ok, Presidente, ci faccia intervenire, ma soprattutto facciamo parlare anche l'altro Presidente. Tra l'altro mi viene anche in mente, lo saluto perché febbricitante eppure non è con noi questa sera, il nostro opinionista principe Gesualdo Albanese, lo ricordo anche per la ragione della lagnanza sua, delle lagnanze spesso per il fatto che non ci sia stato settore giovanile a Gioia Tauro in questi anni. Adesso che è tornato, magari sarebbe stato utile anche la presenza di Gesualdo Albanese per questa ragione, per capire adesso che è tornato registriamo questi fatti. Il fatto che insomma se ne sia parlato anche su canali nazionali può essere ragionevole, il fatto perché si tratta di ragazzini, no? Magari lì Bianco, Gioiese, i grandi fanno poca notizia, c'è poco appetito nell'opinione pubblica. A proposito di quello che ha detto Rosario Schiavone, prima ancora di sentire lì l'altro dirigente al quale teniamo tantissimo, Roberto Rispoli, lo sbottava su che cosa? Su quale passaggio di Schiavone? No, intanto sbottavo sul fatto che in una gara dove fondamentalmente si perché io sempre col comunicato leva quindi, sempre quelle carte in mano, ma perché il comunicato rispecchia quello che ha scritto l'arbitro, certo. Come diceva l'avvocato, prendono i provvedimenti in base al reperto. È stato un problema soprattutto tra società, sì. E naturalmente la colpa è dell'arbitro, perché ormai è così, qualunque cosa si faccia, dell'arbitro che è di Cittanova. Sì. Come se io di Siderno non potessi far giocare un calciatore di Locri quando giochiamo Siderno-Locri. Mi sembra una stupidaggine, scusate, non perché l'arbitro è di Cittanova, stiamo parlando di settore giovanile, l'arbitro è di Cittanova perché evidentemente nel comprensorio di Cittanova c'era quella gara, è stato mandato ad arbitrarlo, ma qua c'è un problema di fondo. Cioè o ci crediamo a questo sport o non ci crediamo, perché se l'arbitro di Cittanova è un lestofante che va là per avvantaggiare il Cittanova, allora non ci crediamo, evitiamo di farlo. Se invece ci crediamo... Posso dire una parentesi, l'altra volta qui a Roccella arbitrato, un arbitro di Roccella, Roccella Taranto, no, per quanto riguarda gli orari. Volevo finire il discorso che prego. In nessun passaggio del comunicato del CR Calabria, sì. Ripeto, si parla di dirigenti che hanno partecipato alla RIS, da nessuna parte. Qua si parla solamente di due dirigenti della Cittanovese che hanno cercato di difendere i propri calciatori e sono stati aggrediti. Non c'è nessun dirigente squalificato tranne un massaggiatore. Non ci sono, e quando si parla non si parla di genitori, si parla di pubblico che ha scavalcato la rete ed ha aggredito questi calciatori. Non si parla né di genitori né di dirigenti, non si parla di nulla. Ma dato che comunque la colpa è dell'arbitro, perché ormai è così, qualunque cosa succede è sempre colpa dell'arbitro, o di Cittanova, grave, di grande gravità, o è di Molochio, o di Locri, o di Siderno, la colpa comunque è dell'arbitro. Abbiamo sentito Gioiese, abbiamo sentito gli arbitri, sentiamo adesso la Cittanovese. Vai Luigi.
Sì, allora siamo con Antonio Mattei, poi naturalmente avremo anche la replica certo. del presidente Schiavone che voleva dire la sua anche sulla vicenda, sull'ultima considerazione da parte del presidente Russo. Allora, Antonio Mattei, lei è il direttore sportivo della Città d'America, sì. diciamo. Buonasera a tutti, innanzitutto un saluto agli ospiti, in particolare ad Antonio Chiera da Torino. Noi, io dico che siamo ad una settimana dei fatti ormai, quello che è stato è da condannare, però credo sia arrivato il momento di dare un capolinea a questa polemica, a questa situazione. Il giudice sportivo ha ritenuto opportuno dare una sanzione esemplare come è scritto nel campionato della scuola della Gioiese. La Gioiese come società ha preso atto delle scuse mandate sulla stampa personalmente portate dalla società della Gioiese, ha accettato le scuse, ha condannato l'episodio, fermamente l'episodio, perché in una gara juniores è grave che succedano delle cose del genere, però ha accettato le scuse anche da parte del primo cittadino di Gioia. Però oggi noi siamo qui apposta per temperare gli animi e per riportare la situazione alla normalità, visto che prima o poi qualcuno deve dare un taglio e bisogna ricominciare a leggere i rapporti e a mettere a tacere quelle che sono state le polemiche di questa settimana. E allora, Presidente Schiavone, io vorrei dare un minuto di replica al Presidente Schiavone sulla vicenda dell'intervento del Presidente Rispoli. Sì. Tu me lo chiedevi con insistenza, vediamo un attimo. No, infatti mi riferivo non al referto dell'arbitro, ma purtroppo nelle dichiarazioni della cittanovese che sono susseguite ai fatti, appunto c'era questo che non ci andava giù, il fatto che i nostri dirigenti avessero partecipato alla rissa non fa parte del referto dell'arbitro, ma fa parte di un comunicato che è stato emesso alla città novese, quando i nostri due dirigenti invece si sono adoperati da subito per cercare di sedare la rissa. E poi volevo replicare dicendo che in premessa ho subito condannato i fatti, dicendo che il calcio, lo sport, quello che sogniamo è quello che magari potrebbe fare a meno anche degli arbitri, potrebbe arbitrare mio fratello la mia partita, non ci dovrebbe essere nemmeno bisogno, però purtroppo non è così, e se alla fine alcune partite si accendono e diventano bagarre, dipende proprio dall'atteggiamento che ha l'arbitro in campo. Questo, lo ripeto, non per sminuire quello che è successo, non per scagionare i nostri giocatori che sono stati subito colpevolizzati alla società perché non hanno capito, ripeto, la filosofia della nostra società che ha voluto rifare il settore giovanile dopo tanti anni che mancava, e i ragazzi devono capire qual è la filosofia della nostra squadra, ma perché, se vogliamo che questi episodi non si ripetano più, se ci chiediamo perché soltanto nel calcio e magari soltanto in Calabria avvengono questi episodi e vogliamo andare a correggerli, andiamo a fare tutti un'autocritica, andiamo a pensare perché accadono, piuttosto di colpire e di dare una sentenza esemplare alla Gioiese, colpendo la Gioiese per fare capire al sistema calcio le cose che non va. Tutto questo. Luigi, allora fatemi dire questa cosa. Allora, intanto avrei voluto tenervi di più, ma non è possibile perché, come vedete, sentite, il collegamento non è quello migliore, nella speranza di avervi qua a Roccella Ionica nei nostri studi e poter interloquire in tutta tranquillità, con agio e col perfetto audio possibile. Rispoli già preme perché vuole intervenire, sì, un tantino, però volevo chiedervi qualcosa, una proposta vera e concreta adesso, perché dovete riappacificarvi tra di voi, lo state facendo, l'avete già fatto, ma soprattutto con il calcio intero, con la Calabria che vi ha guardato e vi ha guardato storto in questa settimana. Quindi quale segnale proponete a voi stessi e al calcio prima di Rispoli? Schiavone e poi Mazzei. Ma io credo che non ci sia nemmeno bisogno di riappacificarsi, nel senso che non c'è più motivo, noi non nutriamo nessun odio
nei confronti della Cittanovese Calcio, né di Cittanova Città. È intervenuto il nostro sindaco, io ho buonissimi rapporti con le istituzioni, tra l'altro io sono prestato al mondo del calcio, non mi sono mai occupato di calcio, ho sempre fatto altro nella vita, ho buoni rapporti e amicizia con tutti e non c'è niente da riappacificarsi. D'altronde noi siamo, qualcuno ci aveva suggerito di fare anche una amichevole, noi siamo disponibilissimi, cioè per noi la vicenda è finita là. Ci chiediamo come mai si è voluta emettere questa sentenza esemplare, come mai ci si è voluta, hanno voluto escludere la squadra, e onestamente ci preoccupiamo che ci possano essere ripercussioni anche con la prima squadra, perché a questo punto io inizio ad avere paura anche su quello che è il proseguo del campionato di una squadra che è la prima squadra che ha vinto tutte le partite, ha perso una sola partita sul campo e prima in classifica dalla prima giornata, però io inizio pure ad avere le mie preoccupazioni. Questo senza che nulla sposta con i rapporti col Cittanova, che mi auguro già da domani siano ottimi. Come... Sì, assolutamente, su questo nessun dubbio. Magari in concerto con il presidente Schiavone organizzeremo un'iniziativa, un amichevole o qualsiasi iniziativa sia utile a distendere il nervosismo e le che si può creare, ma la cosa che a noi importa come società è di far capire alla Gioiese che quello che è stato un episodio deplorevole, ma fermamente condannato dal giudice sportivo in maniera esemplare, ma che comunque abbiamo capito, accettato le loro scuse e stiamo sperando che il rapporto continui per avanti del tempo senza nessun problema. L'idea dell'amichevole, la partita mi piace perché dovete mettere in bella vetrina pure il meglio che offrono le due società. A proposito di prima squadra, già che c'è Rosario Schiavone, fatemi dire qualcosa su questo purgatorio che state vivendo, perché insomma per una squadra blasonata come la vostra stare in una categoria così difficile, e mai così difficile, sempre parlando di violenza come quest'anno, insomma, è alquanto, voglio dire, probante. E poi se mi manda velocemente, in brevità, nella speranza di avervi qua in studio, ripeto, eccetera, eccetera, un telegramma ai dirigenti del Bianco, che saranno qui o la settimana prossima o quella ancora successiva, me l'hanno promesso. Rosario Schiavone. Sì, io le vicende praticamente che ci hanno condannato a fare questa categoria agli appassionati del calcio regionale sono note a tutti. Purtroppo i ritardi nell'iscrizione, il passaggio di società avvenuto quasi in agosto non ci ha lasciato altra possibilità. Per quanto riguarda il Bianco posso solo fare i complimenti alla società per questo testa a testa che penso sta tenendo accesa l'attenzione sul campionato dalla prima giornata. La partita d'andata che è stata quasi chiuso il girone d'andata, è stata sospesa all'89esimo per un calcio di rigore concesso in nostro favore, poi ci sono stati dati 3 punti. Pure là tutto sommato complessivamente per come è andata la gara era stata anche abbastanza corretta. Poi torniamo alla cultura del calcio che magari manca. Io questo volevo dire, cioè la riflessione che dovremmo fare è su questo, sulla cultura del calcio che forse, e dello sport in generale, che forse fitta nella nostra regione manca. Chiediamoci perché, andiamo a cercare di risolvere questo. La Gioiese che cosa propone? Propone di fare dei progetti per magari come funziona anche in Inghilterra, che insieme alla squalifica, pari alla squalifica, il giocatore si impegna a fare qualcosa nel sociale per rendersi conto dell'errore che ha fatto e andare a capire un po' la mentalità. Noi stiamo cercando di lavorare a questo, non perché ci sentiamo diciamo i mostri del calcio calabrese dopo questa sentenza che ci ha colpito, ma solo perché pensiamo di essere gente che crede nello sport e nel calcio in particolare e vuole migliorare tutto l'ambiente. Rispoli lei a proposito di... Telegrafico. Un attimo. Con il sorriso sulle labbra. Sì. Intanto volevo dire che io non sono qua per dire che gli arbitri non sbagliano, assolutamente, ma in un settore giovanile come quello della Juniores ci sta.
che un arbitro sbaglia, sono dei ragazzi. Dopodiché vorrei dire al presidente Schiavone intanto un invito, ripeto col sorriso sulle labbra, un invito a credere di più in questi ragazzi che vanno ad arbitrare, a credere di più nell'onestà intellettuale, perché sono ragazzi, sbagliano perché non sanno. Non è che sbagliano perché vogliono sbagliare a favore di Tizio Di Caio, perché non sanno, quindi a crederci di più. Poi lui parla di progetti, io glielo do io una parte di questi progetti, se loro vogliono mi prendo carico del collega Salvatore Prestileo di Taurianova o li invito direttamente nella mia sezione, così quando vogliono possono venire da soli con i calciatori, ci sediamo, studiamo insieme il regolamento e gli faccio conoscere i miei ragazzi. Così vedrà pure lui che sono dei ragazzi veramente acqua e sapone, ragazzi che hanno voglia di imparare, ma se non sbagliano non impareranno mai. E poi l'ultima battuta, sì, prego. Se se l'arbitrano loro a me non mi invitate più. Quindi. Allora, una battuta anche col direttore, approfitto sempre anche se il collegamento è tra i migliori, quindi rimandiamo tutto quanto. Direttore, qui Castrovilli e Scalea si stanno preoccupando di voi, voi siete in un filotto utile, impressionante. Ma che intenzioni avete? Guardi, noi siamo da due mesi in una buona condizione, in un buon stato di forma. Sì. E sicuramente non ci poniamo limiti, perché io sono arrivato all'inizio di dicembre e quando siamo riusciti ad andare sul mercato per fare degli interventi mirati, alla società mi ha detto che secondo me questa squadra poteva tranquillamente ambire a recuperare le posizioni dei playoff. Non per presunzione, ma dico che è una squadra che alla fine del campionato potrà vincere altre 6, 7, anche 8 partite. L'unica cosa che mi preoccupa è che stiamo avendo diversi infortuni, specie delle ultime gare, vedi Carbone, vedi ieri Saffioti, quindi non stiamo riuscendo a giocarci le ultime gare sempre a massima della condizione, ma chiunque viene chiamato in causa comunque risponde bene in campo. Vincere a Isola ieri comunque è un segnale. Vediamo, Scala e Castrovilli si contenderanno fino all'ultima giornata del campionato, per lo scontro diretto sarà la vera bilancia, però noi siamo lì pronti a sfruttare la posizione playoff migliore che si può aspettare per noi. Grazie Luigi, grazie a tuo ospite, grazie a Luigi. Grazie a Luigi, grazie a voi, grazie a voi. Bene, torniamo in studio, a presto sentirci e vederci, cari amici ospiti lì a Taurianova, è tutto bene, fino a tutto bene per come ci auguravamo, e parliamo anche con chi fino al momento, sono le 23 passate, ancora non abbiamo coinvolto in questa trasmissione. Cominciamo dal piccolo quanto, Pier Giorgio Romeo. 17 anni, è già comunque sì, fatto. Sì. Ci sei, Tonino, tra poco intervieni, anche te, sì, voglio sì, dire, sì, insomma, sì. Non ti abbiamo scordato, sei sempre nei nostri cuori, solo in quelli. Prima. Allora, Pier Giorgio, allora questo andamento del Siderno? Molto. Il campionato, spiegaci questo campionato. Un campionato difficile, sicuramente non facile. Sì. Bello da molti punti di vista, visto che è molto combattuto. È bello perché ci sono due rivali storiche. Anche te vorrei parlarci magari male di questo guardavalle, ma non per un fattore arbitrale, quanto lì avete lasciato punti importanti. Punti importanti. E altri punti persi importanti quali sono stati secondo te? Con l'Under per quanto riguarda... No, parliamo di prima squadra. Di prima squadra e i punti dell'Aurora Reggio, che l'abbiamo... Aurora Reggio, sì, Aurora è vero, Reggio, sì, è vero. Sì. Invece con la Juniores, già che hai preso questo argomento? No, con la Juniores siamo al momento a pari punti con l'Ocri, sì. Quindi un altro scontro diretto martedì prossimo. Ah, c'è uno scontro diretto martedì prossimo? Scontro diretto, sì. Quindi là, insomma, quindi si andrà presto all'ulteriore chiarimento. Andremo anche con la Juniores. Allora, Saltri, la partita di ieri ne abbiamo parlato, sì, francamente, però insomma per poco, per pochissimo. Fondamentale, importante o cosa? No, partita tiratissima fino alla fine del primo tempo, sì. Ma poi la qualità del Siderno sono sopraggiunte proprio nel momento in cui sembrava che la partita doveva finire così e siamo andati in gol. Psicologicamente adesso da meno 4 passare a meno 1 significa qualcosa o non significa nulla o cosa? No, significa relativamente, perché giusto come dicevo altre volte, noi... visto che ci stiamo camminando sullo stesso binario, diciamo, insieme a loro, ci speriamo anche per il primo posto, se no siamo
tanti allora, auguri. Certo, Tonino, ci senti? Allora, sì. Sabato, domenica, questo fine settimana sarà estremamente importante quanto è importante, perché ribadiamo, c'è Caolonia, Locri e Siderno dell'Iese. È importante perché non girerà sicuramente la classifica, però è importante. Però fammi fare due domande all'amico Rispoli e poi mi fermo. Sì, volevamo coinvolgere anche gli altri, però insomma. Sì, okay. Però Presidente Rispoli, tu non te la puoi cantare e suonare da solo, nel senso che siccome sei stato tu stesso a dire che ci sono dei paletti di distanza sotto organico di arbitri, come tu hai detto all'inizio che gli arbitri prendono solo la diaria, ci sono imprenditori che per mandare avanti un campionato, come ha detto poco prima il Presidente, ci mettono dei soldini. E come ha detto l'amico Stalteri prima, i giocatori del Siderno, non si può poi trovare in campo un arbitro non idoneo alla partita. Io questo mi arrabbio, perché come voi avete attenzionato giustamente Siderno Locri mandando un arbitro bravo, voi dovreste farlo tutte le domeniche, perché non è possibile che ogni domenica ci sia una rissa. Poi è chiaro che gli arbitri devono essere tutelati, sono io il primo a dirlo, però tu me lo insegni, me lo hai anche detto che anche voi sbagliate, e non è possibile sbagliare su una partita importante di cartello come quelle che si verificheranno da qui in avanti, per non lasciare alibi a nessuno e poi dire abbiamo sbagliato. Certo, si può sbagliare, lo hai detto tu, devono imparare, ma non possono imparare su squadre che ci mettono soldi. Bene, allora io non ho esattamente detto devono imparare come tutti. Intanto io non ho parlato di sottorganico, io ho detto che ci hanno messo dei paletti in base ai chilometraggi. Questo non significa che a Catanzaro, ho fatto pure questo esempio, non ci sia un arbitro idoneo a qualunque gara. Dopodiché io posso andare a mandare il migliore arbitro del mondo, mi sembra che il signor Icardi, calciatore dell'Inter, la domenica scorsa in una partita importante come il derby, che forse è la partita più sentita per quanto riguarda le squadre di Milano, sull'1-0 per il Milan ha calciato un rigore e l'ha sbagliato, e l'Inter ha perso 3-0. L'Inter ha perso 3-0, quindi non ho capito per quale motivo il signor Icardi, che prende 3-4 milioni di euro l'anno, possa sbagliare un calcio di rigore decisivo in una partita importantissima, e un arbitro di eccellenza che non prende diarie. Io ho parlato di arbitri al nazionale che prendono diarie, qua solo rimborsi spese, non possa sbagliare un fallo. Dopodiché, per quanto riguarda le risse non è certo colpa dell'arbitro se succedono le risse, perché se a ogni fischio succede quello che è successo a Guardavalle, visto che dobbiamo fare nome e cognome, o in altri posti, e allora è normale che la colpa non è che sia dell'arbitro se succede quello, perché io posso pure sbagliare a fare un'espulsione, come il calciatore sbaglia a sbagliare un calcio di rigore. Allora, Presidente, Chiera, un attimino di pazienza perché c'è una telefonata, ma chi è che chiama alle 23:15? Pronto, chi è? Pronto? C'è una telefonata, mi hanno detto, vero? Sì? Pronto? Buonasera, Pino. Buonasera, chi è? Enzo Federico. Oh, carissimo dottore, ci ha seguiti, sono le 23:15, enormemente compiaciuti, prego. Oh, è stata molto interessante stasera, come sempre. Ci assistesse anche insomma il fattore tecnico? Ho sentito il dovere di intervenire perché l'argomento era molto interessante. Prego. Soprattutto per quanto riguarda io, mi trovo d'accordo, ma non è che ha bisogno del mio sostegno, però mi sento di sostenere anche il Presidente Rispoli, perché questi ragazzi giovani e non giovani, come lo fanno i sacrifici dirigenti, lo fanno i sacrifici, per poi lo fanno anche i sacrifici questi arbitri che vanno ad arbitrare, si trovano spesso e volentieri, non volentieri, ma si trovano da soli ad arbitrare, dovete prendere delle decisioni che sono istantanee. Certo. Quindi noi non possiamo assolutamente dare la croce a questi ragazzi, perché ricordiamo che senza gli arbitri le partite non potrebbero avere nessuno svolgimento. Io fino all'altro giorno continuo ad essere del parere che bisogna avere la cultura del calcio, e mi sembra che si è persa o si sta perdendo, sia per quanto riguarda
e gli addetti ai lavori, sia per quanto riguarda i presidenti, i dirigenti. È vero che spendono dei soldi, ma non più come una volta. Ma anche una volta c'erano dei presidenti che, non me ne voglio nessuno, ma erano dei signori cosiddetti tra virgolette del calcio. Noi durante questo percorso di evoluzione o involuzione del calcio si sono persi parecchi dirigenti che facevano della signorilità, della savoir-faire, erano dei galantuomini, per carità, anche nel calcio, e quindi riuscivano sicuramente a soprassedere a tutto ciò che di tra virgolette sbagliato si può verificare in un campo di calcio, dal guardalinea che sbagliare, dal centravanti che sbaglia il calcio di rigore, dalla protesta che già in genere si fa, che sono delle cose sbagliate. Ricordiamoci che il calcio è uno sport soprattutto a livello dilettantistico, e come sono dilettanti i calciatori lo sono anche gli arbitri. È chiaro che ognuno nel suo piccolo, dal dirigente all'arbitro, al designatore, al presidente di Lega, dicendo, deve dare il tributo per poter migliorare queste situazioni. Nessuno è infallibile. Io mi ricordo, ho seguito le vostre trasmissioni, che nella partita per esempio di Bianco, che io ho assistito, io ho difeso a spada tratta l'arbitro, che è stato perfetto, nonostante non so fossero i suoi 17-18 anni, mi sembra che avesse qualcosina in più. Poi non sono d'accordo che un arbitro per una partita ci deve essere un arbitro particolare, perché è una partita di cartello. Gli arbitri, secondo me, nel momento in cui scendono in campo, devono essere sono nelle condizioni di poter arbitrare quella partita, e chi meglio di chi designa, al di là e lontano dalla malafede, perché ci sia la malafede, deve essere, è in grado di poter designare e dare l'arbitro, e tutti sono in grado di poter arbitrare. Quindi poi è chiaro che la situazione del momento può generare un'altra situazione negativa o positiva. Per quanto riguarda la violenza, la violenza non è che è solo una violenza così materiale, ma ci sono delle violenze anche verbali che possono condizionare psicologicamente un ragazzo, come può essere considerato il calciatore condizionato, lo è condizionato anche l'arbitro. Quindi io sono d'accordo che nel momento in cui ci sono diciamo quelle condizioni per cui l'arbitro minacciato, ma solo verbalmente, senza essere toccato, che la partita venga sospesa indipendentemente da tutto, perché non sarà l'arbitro sicuramente più in condizione di poter proseguire, indipendentemente da quello che poi saranno le conseguenze. Grazie. Quindi, grazie, siamo per questo contributo. Tutti una regolata. Dobbiamo lavorare per il bene del calcio. E se vogliamo continuare su questo sport, se non me ne voglia nessuno, perché io non ce l'ho con nessuno, non parlo per nessuno, certo. Io dico, ognuno di noi deve dare il proprio contributo se vogliamo continuare a crescere. Sarebbero delle istruzioni per l'uso del bel gioco del calcio che stiamo un po' rovinando. Grazie dottore Federico. E anche lei, buona ovviamente, grazie, spero di averla presto qua in studio. Io intanto leggevo qualche messaggio, Bivongi che sarà qui la settimana prossima, poi anche questa settimana vedo che c'è della gente che poi mi chiamano il giorno dopo, ma non siamo riusciti a collegarci, come sta facendo adesso in diretta, ha fatto prima in diretta il presidente Rispoli, che avrebbe voluto intervenire in trasmissioni passate e non è riuscito. Vedi quanta gente non riesce, perché c'è un messaggio, è proprio un messaggio adesso del direttore generale Tavernite al Guardavalle, che vuole chiamare, lo fa, se riesce lo faccia direttore, noi abbiamo il numero, la regia non ha il numero, ma lo può fare perché ancora siamo in onda 10 minuti. È passato adesso un messaggio, sì certo, del direttore generale Taverniti che vuole intervenire, prego. Quando, ma proprio volante, sì. Quando tutti faremo le cose, come ha detto il dottore Federico, che si dimostra, oltre che una grande persona che conosciamo tutti, anche certo, un grande dirigente, allora forse il calcio, perché parliamo del calcio, migliorerà. Certo. Quando tutti faremo quello, cioè ognuno alla propria parte, con le proprie competenze, forse sì. Najib, ti chiedo scusa, ma hai visto, gli argomenti sono stati tanti e tali, per cui insomma, non ti abbiamo chiamato in causa parecchie volte. Allora, a proposito oggi di quest'anno, delle partite più importanti che hai fatto la finale di Coppa Italia, vero quest'anno?
Sì. È stata una bella soddisfazione, immagino, vero? Intanto sento squillare il telefono, prego. Sì, è una bella soddisfazione personale, anche di gruppo e con i colleghi con i quali sono uscito. È un premio anche per me a livello personale, che per la sezione, e anche a livello di CRA. Quindi è stata una bella partita, giocata dalle due squadre entrambi bene, diciamo il risultato positivo. Ma in carriera tua quanti e quali difficoltà hai incontrato? Cioè, è veramente così difficile arbitrare in provincia di Reggio Calabria? No, non è difficile, perché comunque, diciamo, al di là degli insulti che uno prende, però diciamo è questione di abitudine, quindi difficoltà non ne ho sinceramente, perché tuttora ho un rapporto, anche se ci sono molte diciamo difficoltà a rapportarsi con, magari con i dirigenti, con alcuni calciatori, perché il signor Federico, comunque volevo intervenire prima per dire la cultura dello sport, perché sinceramente è la cultura della sconfitta che manca nello sport, perché ormai le squadre giocano tutte per vincere e non accettano mai la sconfitta. È già un'impresa che una terna arbitrale esce sana, diciamo, dal campo, dal terreno di gioco, è un'impresa, perché i nostri presidenti, diciamo, aspettano sempre quella chiamata, e quando non chiamiamo si arrabbiano, anche perché sono preoccupati, è diventata veramente un'impresa. Anche quest'anno ha sfornato dei talentuosi giovani arbitri alla sezione, abbiamo visto qualcuno già all'opera, ma Najib, quali consigli darebbe loro, nel senso, per potersi relazionare anche meglio con questi dirigenti? Ma dire, comunque è un hobby, diciamo, non ci sono, diciamo, entrate, quindi chi lo fa per divertimento, perché ci Ma credi. Ma qual è l'atteggiamento giusto? L'atteggiamento giusto è conoscere il regolamento, impegnarsi e essere comunque, come dire, sicuro dei propri mezzi, poi dei propri mezzi, perché comunque fare comunque l'arbitro sono degli obiettivi, bene. Perché abbiamo ricevuto un arbitro. Ah, perfetto, scusami Najib, c'è il direttore Taverniti, finalmente siamo riusciti a collegarci. Mi senti, Taverniti? Sì, benissimo. E quindi torniamo un'ora fa quando parlavamo del guardavalle. Lei cosa aggiunge a quanto detto finora sul guardavalle? No, non devo niente da aggiungere, degli altri, anche prego, lo fa. La trasmissione che mi trovo a Roma, però ho sentito, mi hanno chiamato più di qualcuno, e volevo sapere che cosa aveva letto lei nel referto, che non l'avevo capito bene io, perché forse abbiamo due referti diversi. Scusi, può ripetere, Taverniti, la domanda? Cosa ha letto? Volevo sapere da Rispoli, dal presidente Rispoli, che cosa aveva dichiarato, che cosa aveva letto nel referto degli altri. Io non l'ho capito, forse ce ne abbiamo due diversi, lui è uno e io un altro. Allora, se può ribadire in buona sostanza quanto riportato sul referto. Quello che c'è scritto sul comunicato del Comitato Regionale Calabria, che l'arbitro ha sospeso la gara perché a seguito di 5 espulsi. Dove sono i 5 espulsi? Dove l'ha visto lui? 5 espulsi? Dove sono? E glielo dico subito: 2 sono stati espulsi sul campo mentre giocavano. 1 è stato espulso quando è successo il fatto, cioè la partita si era fermata proprio per questa espulsione. E 2 sono stati espulsi perché in quel momento, nel momento in cui è stato circondato, c'è uno che gli ha preso il cartellino dalle mani, un altro che l'ha tirato dalla camicia, e quelli là sono da considerare espulsi a tutti gli effetti. Nel momento in cui ci sono 5 espulsi, restano 6 calciatori e il numero legale per continuare la gara non c'è. Punto. Questo è scritto nel comunicato, io non ero sul campo. E quanto le risulta, direttore? Io parlo delle carte federali. La sua versione qual è, direttore? Ma ci sente ancora? Direttore, mi sente, Taverniti? L'abbiamo perso, cerchiamo di ripristinare il collegamento. Taverniti, ci sente? Altrimenti non ha senso la conversazione. Di ripristinare il collegamento. Volevo ribadire che queste sono carte federali, non è che me le sono inventate, è il comunicato del Comitato che dice ciò. Perfetto, l'avevo detto anche prima, lo ha ribadito adesso a Taverniti, che abbiamo perso, probabilmente vorrà replicare e dire la sua. Non abbiamo ancora sentito Antonio Staltri, allora prendi il microfono, Antonio, scusaci anche te, voglio dire, se ti abbiamo un po' trascurato, ma hai visto quanto movimento, quanto c'è stato di caotico in questa trasmissione, nel senso positivo ovviamente. Allora, qui tutti vogliono sapere, c'era anche un messaggio a questo proposito, come va affrontata questa Deliese, non so se l'hai letto, è passato poc'anzi. No, me lo sono perso, comunque. Okay, comunque.
Te lo chiedo io. Dell'Ese è partita molto delicata, anche perché sono anche in relazione a quello visto, a quello che si sa e a quello che è capitato nel girone di andata, perché anche lì avete ben figurato. Sì, ci siamo distinti perché abbiamo vinto 1-0, mi sembra, delle nuove, sì. Spero che si ricapiti anche il ritorno, perché sono immediatamente dietro di noi e miriamo ad allontanarci il più possibile da questa terza posizione, anche in vista, come ha detto. Sì, ma torniamo alla partita, signor Deliese. Come si può battere? Come si batte la Deliese? Facendo attenzioni a che cosa? Beh, suppongo che dobbiamo stare attenti molto sulla fase. Ci sono dei punti deboli in questa squadra? Per quanto riguarda la Deliese? Per riguarda la Deliese, certo. Beh, secondo me li possiamo mettere in difficoltà molto al centrocampo, perché secondo me il nostro centrocampo è il più forte per quanto riguarda il nostro girone di promozione. Sono giocatori validi sia Giuseppe Foti che Fabio Bonanno. Ecco, mi hai citato due senatori, Scefali. Guarda, nel corso di tutte queste puntate, Staltri magari ci ha seguito e ha presenziato anche parecchie volte, quindi può testimoniare ciò. Questi senatori, alcuni hanno avuto ricevuto dei buoni voti, altri non buonissimi voti. Nel senso, secondo te, anche così all'interno dello spogliatoio... Riguardo alla partita di Bocale? Sì, no, i senatori, quelli insomma abbastanza navigati, i giocatori più esperti del Siderno. Da chi avete più trovato giovamento in questi, secondo te? Bisogna partire dal presupposto che come squadra siamo un grandissimo gruppo e comunque ogni singolo membro di questa squadra dà un contributo enorme, soprattutto per quanto riguardano i giovani. Infatti abbiamo... Io mi riferisco più che altro ai senatori, Foti, Bonanno, come Marino, ecco. Garabetta, Foti, Bonanno. Ce l'abbiamo, Taverniti? Mi perdoni ancora qualche attimo, sì, Cefalì, sì, perché abbiamo questo momento propizio per quanto riguarda la telefonata. Taverniti, ha sentito Rispoli prima? L'ho sentito vagamente, non si è sentito bene. E allora ripetiamo di nuovo il concetto. Allora, ribadisco che da quelle che sono le carte del Comitato Regionale, sì, Calabria, risulta che ci sono due calciatori espulsi in fase di gioco. Poi c'è un calciatore espulso nel momento in cui succede il fatto, cioè l'arbitro ferma la gara per espellere un calciatore. A quel punto viene circondato e ci sono... C'è un calciatore che cerca di prendere il cartellino dalle mani dell'arbitro graffiandolo pure, e quello è da considerare espulso, più un altro calciatore che cerca di aiutarlo, lo tira per la maglia, è da considerare espulso, fermo restando che ci potrebbe essere anche qualche... Io adesso non dovrei mettermi a leggere con precisione. Però le prime ci dicevano, però, non è riuscito a mostrare questi cartellini, ma vanno considerati comunque. Certo, perché se io sono circondato da 15 calciatori, chi mi tira la mano e chi mi tira la giacca, non è il problema se mostro o no il cartellino. E quanto quelli risulta... sono da considerare espulsi. Secondo lei, quindi meno 5, 11, meno 5, a casa mia fa 6. Non c'è il numero legale per continuare. E dato che ci vogliono almeno 7, non si può continuare. Taverniti, concorda, conferma o pensa altrimenti? Siamo sul ridicolo perché guardi le immagini, non mi sembrano così ridicole, signor Tavernese. Ho visto le immagini, Taverniti. Invece di andare da questi Taverniti, da questi calciatori a dire se quello è modo di fare calcio, a me non sembra allora, molto ridicolo. Quello non è modo di fare calcio, perché fare calcio significa una cosa diversa, significa insegnare ai propri figli ad essere educati, e se quelle sono persone educate, a me non sembra. Io come figli non li vorrei, ci faccio questo è il problema. Ma tu ti devi vergognare di dire questo? Vabbè, può darsi. Dica. Io dei miei giocatori ci sono andato, ma lei all'altro ci è andato a dire che cosa ha scritto. Vabbè, infatti, io ho visto le immagini. Infangando una popolazione, un paese. Sì, va bene, sì. Lo infangano i comportamenti. Ci faccia sentire Rispoli, faccia parlare Taverniti. Taverniti. Infangano il comportamento di un altro, vergognoso. Sì, vergognoso. Sono sempre nei stessi campi. Ricordiamo che l'anno scorso... Sì, ma già abbiamo difficoltà, ci faccia sentire Taverniti, Presidente. Questo è il problema. Taverniti, prego. Il problema è che loro vogliono la ragione, perché è un pingo pallino qualsiasi, perché lo devo chiamare così. Perché se guardiamo l'immagine, poi c'erano dei carabinieri, forza dell'ordine, non io, Tavernita. Vediamo che cosa ha scritto la forza dell'ordine, il referto dei carabinieri, e vediamo che cosa ha scritto il commissario di campo e degli arbitri. Quello non lo guardiamo. Io ho visto le immagini. Mi sembrano chiare le immagini, chiarissime. Ma davvero, ma l'hai visto? Sì, assolutamente sì, più di una volta. Mi sembrano chiarissime. Allora, dov'è la scopa? Li sto guardando adesso. Le immagini, ecco qua, si stanno guardando le immagini, altro che 5 espulsi, ce ne volevano 15. Solo l'arbitro ha visto la scopa. Vabbè, poi vedremo.
Presidente, non rispondi. Io rispondo perfettamente. Io sto dicendo che sul campo ci sono più di 5 espulsi. Sul campo, quello che è successo negli spogliatoi non c'ero io e non ci sono le immagini. Ma che fatti c'entro? Vedono i sacrifici di un paese. Perché così si può fare calcio. Vabbè. Ma sarebbe veramente vergognoso credere a un piccolo pallino qualsiasi che scriva una cosa per un altro, per tanti motivi che le sa. Ma, sì, non, sì. Ma veramente siamo nel vergognoso. Vabbè, vergognoso. Va bene, grazie Taverniti, grazie. Ah, così sta bene, va. Non devo continuare, che ha capito lui, c'è basta ritro, quello che ha capito, quello che ha dovuto capire. Grazie Taverniti. Prima è intervenuto anche il presidente che ha chiarito la posizione del guardavalle e ci ha detto che sarà ma presente. Non c'è più, ma quale scusi. Prego, prego. Ma quale, allora non ammette il vergognoso, non l'ammette, mi parla. Tutti quanti si lamentano, come mai? Dici come mai? I suoi ragazzi. E chissà ragazzi come mai si lamentano tutti. Mi viene da dire dove sono le società avvantaggiate, perché nel momento in cui c'è una società svantaggiata e sono tutti svantaggiati, mi verrebbe da chiedere, sa qual è il problema, signor Taverniti? Che la Regione Calabria, come al solito, non ha recepito una norma federale che dice, c'è una norma della federazione, che dice da 2 anni che le società che si rendono colpevoli di violenza sugli arbitri l'anno dopo all'atto dell'istituzione si devono pagare le spese arbitrali. La Regione Calabria è l'unica regione d'Italia che non ha recepito questa norma. Stop Rispoli, Taverniti. Cominciare a pagare 2-3 mila euro. Va bene. Che non si lamenterebbe. Taverniti, a chiudere. Taverniti. Il problema. Prego, Taverniti, a chiudere. Parliamo di norme federali. Silenzio per piacere. Non ti vergognosi. Che difendesse la categoria di onesti. Quello che è successo a Guardavalle è vergognoso da parte dell'arbitro, perché ci sono le forze pubbliche che possono chiedere il referto, fanno che lo chiede lui il referto della forza dell'ordine, che non è mio fratello la forza dell'ordine, è espulsione di Tedesco del campo di gioco 6 giornate. E il motivo? È successo al primo tempo, il motivo di 6 giornate si può sapere? Va bene. Grazie Taverniti. Dimmi che mi rispondi il motivo dei segni. No, vabbè, ma non la chiudiamo più, non la chiudiamo. Io non faccio giudice. Perché veramente io dico che 5 squadre ognuno rimane sulle proprie posizioni. 5 espulsi erano pochi. Ce ne volevano almeno 10. Grazie Taverniti, perché abbiamo tra l'altro anche difficoltà a dialogare con il telefono. Grazie Taverniti, appresso sentirla, grazie. Mi perdoni perché non abbiamo ovviamente l'audio perfetto per poter interloquire, quindi le chiediamo scusa se non è chiudere il telefono in faccia, per carità, ma poi tra l'altro anche a questi argomenti aveva già risposto il presidente Salerno. Adesso non torniamo, anche perché siamo veramente a tarda ora, 23:32, e volevo chiudere in maniera molto pacifica, tra virgolette, anche con i ragazzi che sono stati così simpatici fino alla fine e cortesi, rimanere con noi fino alla fine, avrebbero potuto alzarsi e andarsene via perché sono stati assolutamente coinvolti. Stavamo parlando con Cefalì, mi pare, no? Dei senatori. Chiudiamo il discorso per dare ogni regolarità. Sì, mi riferivo al fatto che nella nostra squadra ci sono dei senatori appunto come Carabetta, Foti, Bonanno, Telefono. Ciccio Marino, Carbone e Laudì, che aiutano quindi a Mirko Udino, il mio collega, possiamo dire, difensivo, che comunque ci aiutano ad integrarci e a migliorarci sempre di più giorno dopo giorno. Io chiedo scusa a tutti quanti, anche agli amici della regia, ma per colpa del presidente Rispoli la battuta, si intende, non se la prenda anche con me. Questa sera proprio la trasmissione non la chiudiamo perché mi dicono c'è un'altra chiamata, noi la passiamo, sono le 23:33, stiamo sforando, va bene. Pronto, chi è? Non sappiamo manco chi è. Pronto? Buonasera, Vino, Vallelonga sono. Vallelonga, il calciatore che è stato espulso, mi pare, vero? Sì, sì. Sei tu? Sì. Sì. Prego, intervieni, prego. Giuseppe, mi sembra, vero? Sì, sì. Prego, dimmi. Sì. Allora, no, volevo solamente intervenire a dire solamente 2 parole. Una, per dire che a Guardavalle noi stiamo cercando di fare calcio. Io è il primo anno che sono lì, certo. E vi posso dire con sicurezza, metto la mano sul fuoco, che è un ambiente straordinario, di persone per bene, che non hanno nessun motivo ad andare a picchiare un altro. Su questo avevamo dubbi, Giuseppe. Infatti non lo ha detto nessuno. No, e allora il signor arbitro lì ha sbagliato proprio a parlare. Prima cosa, in modo mio personalmente, e poi a nome di tutta la società del Guardavalle. Perché lui si è permesso di dire anche che noi siamo persone scostumate. Venga lì a vedere, doveva essere lì domenica a dire chi era lo scostumato e invece di fare il presuntuoso. Vabbè.
Ma perché è stato scostumato che cosa? Chi? L'arbitro? No, il signore lì seduto accanto a voi, Pino. A Rispoli? Si è permesso di dire che i ragazzi di Guardavalle siamo scostumati. A me mi sembra questo, che lo scostumato è proprio lui. Queste sono parole sue, io non ho assolutamente detto questo. L'hai detto tu che non io ci vorresti come figlio. In quel caso, in quella situazione, non vi siete comportati in maniera corretta. Punto. No, tu sei presuntuoso, sì. No, vabbè, adesso non offendiamo, Giuseppe, dai, capisco la rabbia. Io, se vedi nelle immagini, io personalmente, né nessuno, abbiamo toccato l'arbitro. Io non so manco chi è. Abbiamo soltanto protestato. Va bene, Vale Longa, dai, grazie. Adesso non siamo in chiusura, adesso non offendiamo manco il presidente, poi non ha parlato. No, è stato lui ad offendere noi, giocatori e tutta la società, non io. Va bene, ok, d'accordo, ognuno rimane sulle proprie posizioni. Grazie Vale Longa, grazie, buonasera. Allora, veramente sconcertati in questo finale. Va bene, cerchiamo di chiuderla comunque, scusami ancora Cefalì, vuoi chiudere il tuo discorso? Capisco la rabbia, insomma. No, prego. Comunque mi riferivo al fatto che nella nostra squadra abbiamo dei senatori quali Mirko Udino, sì. Foti, Bonanno, Garabetta che ci aiutano. Anche a Mirko Udino, bravo, hai fatto bene a citarlo, sì. Che ci aiutano quindi a fare gruppo, a integrarci molto bene e a migliorare giorno dopo Cefalì, giorno. Ma come finisce sto campionato? Perché lasciamo perdere Bonanno, che apprezziamo, gli vogliamo bene. Come finisce sto campionato vogliamo sapere. Nella tua sfera di cristallo cosa c'è? Nella mia sfera di cristallo, sì. Vedo il Siderno vincente, ma non potrei. No, 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 allora, non potrei dire altrimenti. Finisce qua la trasmissione perché, insomma, più concreto. No, no, ovviamente, no, voi ci sperate, no, fino in fondo. Speriamo. Io volevo piuttosto sentire da te come agguantare, come superare questo Locri, qual è la tattica, la strategia. Io penso che noi dobbiamo fare del meglio possibile, quindi. Perché a questo punto si tratta di vincerle tutte. Voi riposate all'ultima giornata, quindi lo spareggio, lo scontro diretto sarà ancora prima e quindi probabilmente si giocherà tutto nella partita di Locri, vero Staltri? Sì, sì. Lasciamo stare i ragazzi che sono stanchi perché non mi possono dire alla fine della conclusione che Locri ha già vinto il campionato. Tutto si gioca lì, no? Vero a marzo, sì, vero? Scontro diretto, nello scontro diretto. Bene, dobbiamo veramente chiudere perché mai così tardi, magari ci rincontriamo con voi cari amici che avete parlato poco, ringrazio Antonio Staltri, attaccante del Siderno, Francesco Cefalì, difensore, Pier Giorgio Romeo, i giovani del Siderno, centrocampista, Mimmo Staltri, dirigente, poi abbiamo incontrato anche Najib Lafandi, assistente arbitrale, poi il presidente Roberto Rispoli della sezione AIA di Locri. Il telefono squilla ancora, vediamo se è veramente qualcuno di particolare importanza, se dobbiamo passarlo o chiudere, perché questa sera la puntata, mi dicono di chiudere, non possiamo, c'è il telefono che squilla, ma dobbiamo veramente chiudere perché è molto tardi. Ci sentiamo lunedì prossimo, noi saremo comunque qui anche la settimana prossima. Ah, grazie a Torino Chiera, che dimenticavo. Torino, saluta, scusa, stavo per dimenticarti, ci sei ancora? Torino? Rispoli, saluto tutti quanti. Visto che è puntata? Alla grande, Vabbè, poi ne parliamo allora. Ok, buonasera a tutti, a lunedì prossimo, grazie. Ancora chi squillo per il progetto? Edil Ceramiche, il punto di riferimento per le soluzioni della vostra casa. Sanitari, arredo bagno, ceramiche, termoidraulica, tutto all'insegna della qualità di prodotto. Tra Edil Ceramiche, a Roccella Ionica, in via Gramsci. Cortese Serramenti. Lo trovi sulla strada statale 106 Stignano Mare, Reggio Calabria. Telefono 0964 77 30 14. Oppure vai sul nostro sito www.nicolacortese.it. Cortese, il futuro di domani. Scali Arredamenti ti aspetta a Gioiosa Ionica con il suo nuovo e ampio showroom con le ultime novità delle cucine Scavolini, ma anche il design innovativo di Ernesto Meda. Scali Arredamenti pensa anche ai più piccoli, con le camerette Moretti Compact e con la possibilità di avere la progettazione in 3D. Vieni a trovarci a Gioiosa Ionica, nel viale delle Rimembranze 110. Ti aspettiamo!